Ciao a tutti, io sono Silvia Gomirato e questa sera vi parlerò di tre strumenti che Big G regala ai suoi utenti: Google Search Console, Google Analytics e Google Tag Manager. Trovate il link ai vari tools e poi trovate anche un link molto importante che è la Google Academy, praticamente sono i corsi che Google rende disponibili in modo gratuito per conoscere meglio Analytics, poi c'è anche Analytics avanzato e Google Tag Manager. In inglese c'è anche, mi sembra, Analytics per AdWords. Sono dei webinar molto semplici ma anche molto pratici e vi consiglio di utilizzarli perché magari quasi tutti avranno qualche volta o più volte utilizzato Analytics, però là magari vi aiutano a focalizzare delle cose che non avevate mai utilizzato. Allora, iniziamo in pratica, ragazzi. Allora, stasera sono tre argomenti molto abbastanza grossi. Io mi sono fatta la scaletta, adesso metto anche il timer, 20 minuti 25 per Google Search Console, poi mi fate le domande, circa un'ora per l'Analytics e poi altri 20 minuti per Google Tag Manager. Vi anticipo che è un corso molto base, perché non ho ipotizzato che la media fosse una media base, utilizzatori saltuari o comunque perché cioè, un avanzato magari rischiavo di non permettervi di capire niente. E poi, per quanto riguarda Google Tag Manager, vi introduco il concetto e poi qualche cosa carina da utilizzare anche subito, anche per chi non conosce molto bene i codici. Allora, io mi metto il timer e iniziamo. Allora, che cos'è la Google Search Console? La Google Search Console è praticamente una suite che ci mette a disposizione Google, in cui noi possiamo vedere fondamentalmente come ci vede Google. E inoltre Google stesso ci permette attraverso la Google Search di fare una prima analisi SEO del nostro sito. Sapete tutti che la SEO è la Search Engine Optimization, quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca, quasi tutti utilizziamo Google, quindi quasi tutti cerchiamo di ottimizzare i nostri siti in funzione delle esigenze di Google. E cos'è che è importante sapere? Che praticamente nella Google Console potete rispondere a tutte queste domande che io vi ho messo nello schermo che avrete già letto. Per questioni di tempo, leggetele che io vado avanti. Sto scherzando. Allora, quindi, come vi vede Google, se il mio sito è indicizzato, non ottimizzato, ma indicizzato, perché quasi tutti i siti sono indicizzati, arrivare sopra la SERP è questione di applicare dei concetti SEO un po' più complessi. E inoltre anche applicare l'ottimizzazione a livello di struttura del sito, perché tutto un insieme di valori permettono a un sito di scalare la SERP e arrivare in prima pagina. Puoi vedere se il sito ha problemi di ottimizzazione e puoi vedere, come vi dicevo prima, come Google analizza il tuo sito, ma puoi anche dire a Google quello che vuoi che venga visto o meno nel tuo sito. Poi sta a Google decidere se stare ai tuoi consigli, cioè alle tue esigenze, oppure scusate come sul timer, se seguire le tue indicazioni oppure se andare oltre. Allora, entriamo nel vivo. Allora, di solito tutti questi tools, li vedremo anche sia con Analytics e anche con Tag Manager, funzionano attraverso degli account e c'è un certo tipo di gerarchia. Un account può avere fino a un tot di siti collegati. Nel mio account, per esempio, questo qua di uno dei miei account, vediamo che abbiamo una serie di siti. Allora, quando vuoi aggiungere un sito, aggiungi la proprietà. Metti l'indirizzo del sito web. Io qua ho fatto l'esempio per voi, il sito senza il www. Lo aggiungi e lui ti dà un codice. Il codice può essere o Google Tag Manager oppure un HTML, un provider del nome di dominio. Insomma, ci sono diversi tipi di codice. Fondamentalmente, di solito si usa il codice HTML. Il codice HTML lo scaricate tale e quale. E poi dovete fare, o lo mandate al vostro webmaster oppure dovete iniziare a utilizzare FileZilla. FileZilla è uno strumento
gratuito che vi permette di entrare all'interno del profilo FTP del vostro sito. Che cos'è l'FTP? Praticamente all'interno del vostro dominio dove avete registrato il sito, trovate tutte le cartelle relative al vostro sito, soprattutto la cartella public HTML, dove ci sono tutte le informazioni del vostro sito. Per chi ha WordPress si può andare anche a livello di elementi, dove c'è scritto aspetto del sito, in fondo è scritto elementi del sito, e là dentro trovate praticamente il corrispondente della cartella public HTML dove voi potete fare agire sull'HTML del tema. Allora, cosa si fa? Praticamente, no, scusate, non vedete l'HTML del tema, vedete soltanto il tema, la cartella del tema, là potete mettere altri codici. Scusate, ho fatto un po' di confusione. Insomma, per mettere il Google Search Console dovete accedere attraverso il FileZilla al vostro sito, alle cartelle del sito che sono online. E come si fa? Dovete ricavarvi dalla mail di attivazione al vostro sito, vi viene dato l'host, che per il mio sito è progettofficinafitoterapia.it, un nome utente e una password, e poi la porta, di solito la porta è la porta 21. Una volta che voi connettete lo strumento, una volta che è connesso, si apre questa cartella. Adesso ve la faccio vedere perché ce l'ho anche sul coso, così vedete in tempo reale. Allora, qua è da ieri, metto porta 21, ho fatto una connessione rapida. Lui inizia a caricare e mi carica tutto il mio sito. Io per andare a mettere il codice della search devo andare sul public HTML, praticamente trascino questo file che è in HTML. Lo trascino, lui se lo carica, una volta che è caricato voi passate al livello successivo, ossia verificate, c'è cioè questo è il tasto di verifica che c'era prima, che è questo, verifica, e poi praticamente se avete messo tutto giusto viene fuori che il sito è stato verificato. Una volta che e qua vedete che è stato aggiunto il mio sito senza www. Adesso io entro nel mio sito, quello che è verificato da una vita, quindi si vedono un po' più di informazioni. E vediamo le prime informazioni che ti dà. Ti indica i click totali, la prima schermata ti indica se il DNS va bene, se ci sono errori, ti dà delle informazioni molto importanti. E poi ti dà anche una piccola analisi delle ricerche, dei click che ci sono. Allora, una cosa fondamentale da fare se non avete mai, se dovete, se non avete mai attivato la Search Console di Google è quella di inserire il file robot.txt. Il file robot.txt è sempre un file che potete creare con un block notice e poi lo salvate come robot.txt e sempre sul FileZilla che vi ho fatto vedere prima, quindi questo, oddio, dove è andato? Questo aggiungete anche sempre su questa schermata aggiungete il robot.txt. Cos'è il robot.txt? Praticamente noi diciamo a Google dove può e non può andare. Allora, il linguaggio, ecco qua, ve l'avevo fatto vedere anche qua, che è stato inserito. Il linguaggio è diverso. Per esempio, su WordPress tanti presentano questo, il primo tipo di X, quello con 5 righe che vi ho fatto vedere. Poi ce ne sono anche di più complessi, che è quello che adesso ho messo su io. Poi vi ho portato un esempio di Joomla, queste cose poi ve le lascio, quindi fate quello che volete. E per esempio vi ho portato anche un esempio di un sito proprietario che ha un linguaggio un po' diverso. Allora, fondamentalmente la stellina è il comando attraverso il quale tu permetti a tutti i motori di ricerca di entrare con i loro spider all'interno del tuo sito. E poi il disallow e l'allow sono i comandi per dire non puoi entrare, disallow, puoi entrare, allow. Per se quasi tutti avete WordPress, suppongo, quindi quello più ricco presenta blocca alcune parti di default, a volte consigliato per WordPress, perché blocca alcune funzionalità del CMS che favoriscono, non so, la duplicazione delle pagine perché magari crei dei.
degli elenchi in prima pagina dove ci sono più diversi tipi di domini. No, scusate, diversi tipi di articoli che in automatico non generano tutto l'elenco degli articoli, magari anche con la figura. Quel tipo di plugin che ti aiuta, o comunque quel tipo di struttura, tende a generare delle pagine, tantissimi link tra pagine, perché praticamente là ci sono 7-10 pagine che si linkano in modo casuale. Quindi fate, a volte può diventare un discorso di tipo esponenziale, che determina che ti trovi, invece di avere, se hai un sito di 80 pagine, puoi avere anche 350 link interni. Ok? Spero che sia chiaro, dopo se mi chiedete. Allora, poi dovete inserire anche la sitemap. La sitemap dovreste conoscerla tutti, è praticamente la struttura genuina del vostro sito dove elencate tutti gli articoli che avete all'interno, e all'interno della sitemap mettete quello che volete che Google veda. E di solito la sitemap si può generare, ci sono diversi strumenti gratuiti per generare sitemap XML, oppure potete andare su Yoast SEO se avete WordPress, e c'è proprio la parte nella zona SEO, vi crea la vostra sitemap che voi potete caricare all'interno del Search Console. Oppure uno tra i più usati è questo https www.xmlsitemaps.com, di cui vi lascio il link. Allora, potete, nel traffico di ricerca, la prima voce vi indica analisi di ricerche. Qui potete fare un'analisi delle ricerche in base alle domande, alle pagine visualizzate, ai paesi di origine, ai dispositivi che utilizzano le persone, al tipo di ricerca, all'aspetto della ricerca, oppure anche restringere la vostra analisi all'interno di alcune date, o anche fare confronto tra date. Allora, i click cosa sono? Il numero di volte che gli utenti hanno cliccato sulla SERP in relazione alla query che è stata fatta, quindi in relazione alla domanda che è stata messa nella SERP. Le impressioni sono il numero di volte che le nostre pagine sono comparse in Google. Il CTR è la percentuale di click, ossia il numero di click diviso per il numero di impressioni, ovvero, ok, questo è un valore per farvi vedere la percentuale di click rispetto al numero di click che avete ricevuto. Poi c'è la posizione del vostro risultato nella SERP. Ok, quindi se noi andiamo a vedere il mio sito, poveraccio, ha ricevuto in un lasso di tempo di 28 giorni 145 click totali. Vi ringrazio, perché penso siate state voi per il mio esperimento che avevo lanciato. Impressioni ne ha avute quasi 3.600, ha un CTR medio di 4,04, e la mia posizione media purtroppo è 18,6, perché sono come il calzolaio che va via con le scarpe rotte. Ho un sito, ma no, è da un anno e mezzo che non lo, più di tanto non lo sistemo. Ok, questa è un'altra storia. E poi qua potete anche vedere quali sono i link che rimandano al vostro sito, quindi i backlink. Voi avete una prima visuale dei link che ricevete sul vostro sito. Se vedete dei link strani, qua potete vedere se magari vi linka un sito porno, per dire che magari vi fa andare giù nella SERP. Magari se è un momento che avete una pagina in prima posizione. Cioè avete una pagina in prima pagina di Google. A un certo punto vedete che vi scappa e vi va in decima pagina. Può essere che ci sia un backlink di quelli sporchi che vi ha linkato, non lo sapete. Qua potete avere una prima visuale di link che Google vede che arrivano a voi. Poi, se avete altri strumenti per analizzare i link, per sistemare le cose, quella è un'altra storia. Però qua voi potete verificare chi vi linka e poi vedere anche il trust che ha. Ecco qua. Qua vedete uno dei problemi che può creare WordPress. Io su questo sito ho circa 70 pagine e mi trovo ad avere 1124 link interni. Perché? Perché nel mio sito ho messo dei menu laterali, ho messo che si caricano in automatico, quelli là già hanno dei click interni in modo automatico. E quindi qua dovrò trovare, speriamo. Che siccome la nuova versione del mio RobotXX l'ho caricata circa 2 giorni fa, adesso voglio vedere se diminuisce questo numero, perché vuol dire che appunto era proprio un problema di WordPress. Se non è così, dovrò trovare il problema, perché è impossibile che si generino tutto questo numero di link con 70 pagine. Poi un'altra voce da considerare è il stato dell'indicizzazione.
Io ho 362 pagine indicizzate, questo vuol dire che ci sono 372 pagine che sono, che Google vede e ha caricato e sa che ci sono. E qua può essere anche che si siano generati dei link, scusate, siccome una volta il mio sito era in Joomla, poi l'ho cambiato in WordPress, suppongo che ci siano ancora qualche schifezza in giro di Joomla perché non ho ancora fatto il redirect. Infatti, se andiamo qua, veramente ho buone conoscenze di SEO, ma sono da buttare via perché mi trovo con 1000 pagine con errori, errore 404. Questi qua sono i miei, è la vecchia SERP scusate, sono i vecchi URL del mio sito che devo sistemare. Li riconosco perché di solito con Joomla finisce tutto con l'HTML. E siccome avevo fatto il passaggio in velocità, poi lui non mi aveva mai fatto vedere niente, sono stata buona. L'altro giorno apro e mi trovo sta schifezza e adesso devo sistemare la cosa. Più che altro perché qua o si mette qualche codice oppure si può usare un plugin per gestire i 404. Io non è che amo molto i plugin, però devo desistere perché sennò veramente mi fa andare in centesima pagina. Ma questa è un'altra storia. Qua vediamo la scansione. Qua praticamente vi dice quante volte Google entra, cioè la frequenza con cui Google entra all'interno del vostro sito, la frequenza che può essere come numero di pagine, visitate, come i kilobyte che ha scaricato, oppure il tempo trascorso per il download di una pagina, quando lui viene a guardarvi. Queste sono delle informazioni molto interessanti per vedere come funziona anche la struttura del sito. Poi questa è un'altra modalità per vedere come appunto proprio come Google ti vede. Allora, se notate da com'è il mio sito a come lo vedo Google c'è molta differenza. Perché? Perché nella nuova versione del mio robot TXT ho bloccato i file CSS, quindi che sono i file della grafica e quindi anche dell'affinazione della grafica. Quindi lui vede praticamente un foglio con tutti i link. Poi arriviamo sui dati strutturati. Allora, cosa sono i dati strutturati? Sono dei markup, sono delle informazioni che noi possiamo mettere all'interno del nostro sito e che praticamente ci permettono di migliorare sia la leggibilità dei dati, ma anche sono utilizzati per rendere più carina la versione nella SERP della presentazione della nostra pagina. E poi, per esempio, io qua ho quattro elementi con errori che riguardano quattro pagine che forse dopo risolviamo insieme il problema perché forse ho capito qual è. E sono le quattro pagine che non sono legate a categorie o a tag, ma sono delle pagine singole. E probabilmente io ho provato in diversi modi a sistemare il codice, però non mi ha preso né l'autore, che sarei io, né la data di aggiornamento della pagina e quindi mi dà errore. Però ci sono, tipo attraverso Tag Manager, tu puoi andare a inserire nel markup i dati giusti e lui te li carica e ti sistema il tag senza entrare all'interno del sito. Allora, questo, l'evidenziatore di dati, invece, è un altro modo per far vedere sempre in modo carino cioè è un markup automatico praticamente del vostro sito. Voi potete creare dei markup usando questo strumento. È uno strumento molto facile perché una volta che avvii l'evidenziazione ti si apre la pagina del tuo sito. E per esempio io ho cliccato sopra il titolo Cosmetici e Cosmesi, in automatico te lo mette come titolo e il nome, in automatico te lo mette come nome, dopo l'immagine e vai a creare praticamente un'evidenziazione della tua pagina. Comunque, anche dopo aver creato questa evidenziazione, non si è sistemato perché, cioè non si è ancora sistemato. Poi magari quando andremo dopo a vedere, perché l'altro giorno ho cercato un po' di sistemare codice e tutto, magari Google li ha visti e adesso non vede più l'errore, perché poi una volta che tu inserisci determinati markup, non è detto che Google faccia tutto quello che tu gli dici, lui fa quello che gli dici se ne vale la pena. Infatti, tipo le immagini mie non le ha messe perché il mio sito veramente è poverello, però ho visto che, non so, i breadcrumbs, come cavolo si chiamano, che non mi ricordo mai, che sarebbe praticamente quando ti fanno vedere sulla SERP proprio i vari passaggi che tu devi fare all'interno del tuo sito per arrivare
a quella pagina, e praticamente quelle me le ha messe insieme anche alle stelline di valutazione di un sito. Però l'immagine non me l'ha messa, perché magari l'immagine preferisce darla chissà perché a Wikipedia, perché ha un ranking molto migliore del mio sito. Perché sto andando indietro? Ecco, adesso mi fermo perché ho finito con Google Search. Se avete domande, iniziate a farle. Aspettate che volevo vedere una cosa. Già che... Finché voi pensate alle domande, o qualcuno mi dice se state facendo domande, io vado a vedere una cosa, che poi voglio vedere se si sono sistemati i markup. Come siete a domande? Aspetta. Perché non vedo? Giulia? Silvia, ci sono io. Allora, vediamo subito. Allora, no, al momento, allora, Claudio Pacelli ha detto, io ho Sì, bravo Marta, le briciole 5.535 elementi con errori. Butto il sito. di pane. No, devi... Allora, no, cioè, avrai sempre degli errori in un sito. Secondo me sbagliando si impara, infatti è stata macchinando da anni, avevo iniziato tipo 15-20 anni fa, ancora 15 anni fa, che ho iniziato a farmi il mio primo sito in Joomla oppure anche in Blogpost, allora facevo tutte queste cose, cercavo di capire e secondo me una cosa che consiglio sempre, non mordere mai, è ascoltare sempre le indicazioni di Google. Ricordatevi una cosa che io condivido spesso anche con altre persone che hanno studiato la SEO, eccetera. E si fanno tanti corsi, però bisognerebbe prima di tutto, per quanto riguarda l'ottimizzazione di un sito, eccetera, leggere cosa ti dice Google, perché lui ti dice quello che devi fare, solo che cioè, leggere quello poi ti aiuta a capire meglio se vai a un corso, perché poi il corso ti aiuta più a focalizzare le idee e poi a trovare magari anche delle soluzioni più veloci, carine e geniali per fregare Google, tra virgolette, però non è che lo freghi facilmente. A volte si parla tanto di, si entra come in competizione con Google per scalare la SERP, però alla fine Google ti dà quello di cui ha bisogno, ti dà anche dei corsi validi, gratuiti e ti dà tantissime informazioni per rendere il tuo sito migliore. E secondo me non c'è niente da buttare, c'è da provare, da imparare, sporcarsi le mani, sbagliare. Io sono passata a WordPress perché l'altro sito non so come, non so perché, devo aver caricato un plugin per quello lì odio che ha iniziato a generarmi pagine in automatico. Infatti è per quello che adesso sono arrabbiata per quegli errori 404, perché secondo me sono delle cose che mi ero persa ancora prima che avevo sto generatore di pagine automatico e passavo un giorno sì, un giorno no, mi mettevo a fare tutti i redirect perché mi si formavano 100 pagine nuove al giorno. Quindi io mi trovo a dover gestire questa situazione e adesso devo magari valutare come realizzare un redirect delle pagine con errore 404 a una pagina in cui pensavo, per esempio, di mettere tutti gli elenchi dei miei articoli in modo tale che no, è una pagina standard che aiuta tutti ad arrivare dove vogliono arrivare. Cioè, quindi sporcatevi le mani, sbagliate perché l'errore, io lo dico sempre anche a mia figlia, quando sbagli ricordati che non, è difficile poi... Allora, a scuola è difficile ripetere l'errore, con i siti è un po' più facile, però l'errore che hai fatto prima non lo rifarai, magari ne fai un altro e da quello impari altre cose. Quindi sporcatevi le mani, provate, fate, sbagliate, perché così si impara. Quindi Silvia, non ti leggo neanche la domanda di Belli. Cosa mi avete chiesto? Io ho bisogno di un plugin che faccia tutto in automatico, esiste? Ah, cioè, di sporcarti le mani. Cioè, non hai via di scampo qua. No, ma poi, cioè, per esempio, io avevo il corso, vabbè, la SEO l'avevo studiata da anni, sapevo le basi. Poi quando inizi ad approfondire, fare veramente affascinante e metti insieme tante cose, poi non si può essere tuttologhi. Ci sono però delle situazioni in cui non devi essere tuttologo, però devi avere comunque una base di tutto. Io dico sempre. E quando, non so, fai un corso di SEO, di cose un po' più specifiche, oppure su social, su qualsiasi tipo di corso, a un'azienda, al titolare di un'azienda, lo dovrebbe fare. Perché? Perché lui deve capire che chi dopo si presenta a fargli la SEO, a fargli lo storytelling, a fargli qualsiasi strategia all'interno del suo progetto web, lui deve capire se è uno che crea fuffa, se è un cugino, come si suol dire, o se è un professionista.
E quindi ti devi mettere in discussione, cioè se no alla fine vai allo sbaraglio di tutti e non sai mai se stanno facendo bene o male quello che stanno facendo per te. Questo volevo dire. C'è qualcuno? Mi Sì, definisci Claudio. bene markup? Markup sono dei tag, sono dei codici che sono strutturati, cioè markup.org mi sembra, che è proprio schema markup.org, un sito dove sono scritti tutti i codici per ottenere determinati tipi di risultati e che ti aiutano a ottimizzare l'aspetto del tuo sito nella SERP, principalmente si usa così. Poi sinceramente io ci ho sempre dato un'occhiata, ma adesso devo trovare il tempo di approfondire la cosa. Io i markup di solito li uso proprio per sistemare la SERP, le snippet e renderli più carini. Ok, e poi c'è Claudio che si ricollega alla domanda che ho fatto prima e vabbè, ti ringrazio. Mi senti? Sì. Sì, ti Ah, sento. ok. E dice che ha avuto un mega problema con backlink da siti di spam e dice che forse era anche quello lì un problema. Eh sì, quelli là sono un grosso problema. Infatti, quella è una cosa, a me non è mai successo, fortunatamente. Però è una cosa che mi inquieta veramente paura, perché poi la devi gestire e devi cercare di trovare la soluzione migliore, perché non ti finino il lavoro. Di solito noto che, cioè, giocate bene magari su WordPress, attivate bene la parte dei commenti, perché là arrivano una botta di spam. Tipo io ne ho uno, là sì che mi è entrato, che ogni tanto su Camomilla e Melissa, che sono due pagine, mi partono. Cioè, mi arrivano sempre tutti questi spam, quando superi un tot, in automatico si pubblicano. Allora io sono sempre là che vado a cancellare tutti gli spam perché in qualche modo sono riuscita a entrare. Ok, poi c'è una domanda di Sara che ti chiede, ma quando GSC ti chiede se hai link interni da pagine che hai eliminato, cosa si fa? Ci sono dei. Sinceramente, siccome non mi è mai successo, so che ci sono dei metodi per eliminarli. Ma sinceramente non li ho mai applicati. Io qua sono veramente sincera, perché della serie di non essere tuttologhi. Dei link interni che hai da pagine che hai eliminato. E dovevi, cioè, togli no, se è vero, c'è già il link. Dovevi eliminare il link prima di eliminare la pagina. Ma la pagina l'hai proprio eliminata, o l'hai solo messa in sospeso? Perché là dovresti, se ti vede dei link interni da pagine eliminate, ci dovrebbe essere un sistema per andare all'interno del codice e togliere l'href che arriva da là. E probabilmente ci deve essere rimasto qualcosa da qualche parte. Paura o no, dopo te lo guardo, perché può essere che basti andare da qualche parte all'interno del sito. Perché probabilmente se è rimasta traccia di un link di una pagina che non c'è più, vuol dire che da qualche parte c'è, basta toglierla, sarà su un codice. Poi sinceramente, siccome non mi è mai successo, non. Se no, un link di una pagina che non c'è più. Vabbè, domanda Sara, questa me la segno, sinceramente. Dopo magari arriva qualcun altro, una cazzata, però a Ho me non manca. sconvolto l'ago mirato, fantastico. Link interno, dopo te lo guardo. Dopo lo guardo. Ah, è una bella domanda questa. Perché effettivamente è vero che cazzo va a finire quel link là? Perché comunque dopo, siccome deve restare tutto in memoria, probabilmente resta nella memoria, cioè noi quando creiamo delle pagine restano in memoria anche se le cancelliamo. Ma la pagina che hai cancellato, se tu fai scusa, se tu crei il. E metti l'URL sulla ricerca, ti dà errore 404? Aspetta che ci guardo.
perché è una cosa che ho scoperto in questo momento, ovviamente. Momento non me la sta neanche caricando, cioè non me la carica proprio neanche. No, Aspetta, prova, non ho capito. dopo, vabbè, dopo mi dirai, Provo. prova a caricarla, perché... Perché restano quegli URL là, perché come io quando sono passata da Joomla a WordPress, gli URL di Joomla ho dovuto tutti fare redirect perché ti ricordo... 404. Allora Mi bisogna dà far 4. sistemare, bisogna fare sistemare quel 404, al limite fai il redirect tra 404... A una pagina che abbia un senso. Ok. Magari, vabbè, dopo ci pensiamo perché magari basta, magari dopo se hai un'altra pagina che linka quella, puoi fare il redirect così se comunicano uguali finché non capisco come si fanno a togliere i link di pagine tolte. Ok? Ok, perfetto. Vabbè, a posto qua, avete altre domande? Che andiamo sul vivo. Oddio, aspetta che mi segno il time. Capo, ditemi se vado troppo veloce perché è uno dei miei difetti. Capo, Sara. Ok. Sì, vai tranquillo, ok, No, per dopo il ci momento va diciamo. bene. No, ok. Allora, adesso iniziamo con una parte molto bella che è Analytics. Allora. Pulizia del mio sito. Allora. Avevo trovato questa bella frase che però Google Analytics Anywhere, Anytime mancava dati, che è la roba fondamentale, perché che cos'è Analytics? È una gran figata, scusate il termine. Praticamente Google raccoglie una miriade di dati che riguardano le persone che entrano nel nostro sito, cosa fanno, non solo cosa fanno, ma anche da dove vengono, quanto ci stanno. Sono uomini, donne, addirittura quando tu attivi il tracciamento delle persone, dei dati utente, e lui dopo un po' ti carica, una volta che ha caricato tutti i dati, dopo un po' che va avanti, ti carica anche le abitudini della persona media che viene all'interno del tuo sito. Quindi praticamente dando un'occhiata ad Analytics tu puoi avere una marea di informazioni per individuare chi. Il target che segue il tuo sito. Questo può essere positivo se il target è in target con l'idea che spinge la nostra strategia, e diventa negativo se per caso è proprio fuori target. Comunque, che sia positivo o che sia negativo, ci dà delle informazioni molto utili per capire se la strategia alla base del nostro sito, sia a livello di comunicazione, sta funzionando o meno. Quindi cosa abbiamo? Dati che ci permettono a un brand di valutare al meglio il ritorno di investimento, perché posso collegarlo ad AdWords e vedere e farmi delle valutazioni sul costo di una campagna e sul tipo di persona che ha attirato. Non ho soltanto la campagna, quanto mi è costata o quello che ha. Qua io posso andare ben oltre e capire anche, non so, la persona media che è il tipo di target che ha acquistato quel prodotto. Magari vedo che sono state più le donne 35-40 piuttosto che gli uomini 25-30. Quindi un brand si fa veramente delle idee molto importanti, non solo a livello di web, sulle persone che le seguono. Quindi là tu trovi delle informazioni fondamentali che possono aiutarti a confermare oppure a cambiare la strategia iniziale. Poi permettono di focalizzare micro e macro conversioni attive sul nostro sito web. Quindi gli obiettivi, noi possiamo impostare degli obiettivi personalizzati, possiamo impostare delle campagne AdWords, delle campagne anche conto terzi, però anche Google può avere degli obiettivi, può impostare per te determinati tipi di obiettivi. Poi permettono di comprendere a fondo il proprio target, come vi ho già detto, ed evolvere nel tempo con esso. Quindi qua cos'è che ti dà Google? Una marea di dati, dove tu capisci se la tua strategia sta funzionando o meno, sia a livello di comunicazione sia a livello di marketing, quando utilizzi AdWords o quant'altro per generare contatti, per generare pubblico,
per generare nuovi acquirenti. Ma non è, cioè, tu quando utilizzi questi dati però sono tipo un vortice che entra dentro e Google te li dà come piace a lui, o comunque non proprio come piace a lui, sinceramente lui li dà probabilmente in base a statistiche che ha fatto negli anni in cui ha capito che le informazioni più importanti che qualsiasi persona vuole vedere sono quelle che lui ti propone. Però noi, all'interno di questa marea di dati, all'interno del tipo di report che Google ci fa vedere, possiamo anche impostare delle visualizzazioni o delle viste cosiddette che ci permettono, in base a delle ipotesi, di misurare, analizzare dei dati che ci interessano subito e poi di agire di conseguenza. È un ciclo. Tu, a te, per esempio, non è detto che tu debba per forza cambiare quello che Google ti propone. Se per te, se a te quello che Google propone va bene, puoi tenere quello, però tu hai anche la possibilità di creare dei report personalizzati in base alle tue esigenze, in base alla tua strategia, in base a quello che vuoi capire di un determinato, su tutto il tuo sito, oppure di una determinata campagna. Non so, fai la campagna natalizia di un sapone agli oli essenziali alla lavanda e vuoi capire se uno se è stato venduto e poi magari vuoi capire anche a chi è stato venduto. Tu, a prescindere dall'essere collegato con AdWords, tu in base al link del sito che parla di questo sapone ipotetico alla lavanda puoi vedere chi interagisce con quella pagina di destinazione e capire a chi è piaciuto o meno in base, non so, alla sessione durata, ha avuto una frequenza di rimbalzo alta o bassa. Ci sono diverse cose che ti permettono, diversi dati, scusate, metriche e dati, che ti permettono di capire come sta andando la tua strategia. Allora, quindi Google non dà solo, Analytics non dà solo delle informazioni utili a un'azienda, lo dà a tutti, lo dà a un sito istituzionale perché puoi vedere la fedeltà dell'utente, in base alla durata della visita, o la profondità della visita. Per esempio, io lavoro per un'associazione. A me l'obiettivo è che convertano iscrivendosi, il mio target si converte iscrivendosi, però io che seguo la comunicazione voglio anche vedere fino a quanto va in profondità la persona che entra nella mia pagina. Poi chi ha un blog, anche lui vuole vedere quanto una persona resta nella sua pagina, quanti commenti vuole avere una metrica dei commenti che vengono fatti, anche se sono visibili, però. Non so, vuole vedere anche magari il tempo e la durata della scrittura del commento, anche là ci puoi arrivare. Puoi vedere il percorso che fa prima di arrivare a commentare, puoi fare una canalizzazione per vedere quanto ci mette ad arrivare al commento, e oppure clic su un banner o una sidebar. In un e-commerce puoi vedere la fedeltà ancora dell'utenza, l'inserimento al carrello di un prodotto. La registrazione al sito e quindi la richiesta di contatto. Addirittura, se tu hai, perché siccome Analytics può anche misurare le conversioni che avvengono al di fuori del web, cioè quindi non solo quelle che tu hai con AdWords o con altri tipi di strumenti, può, per dirvi, questo non ve lo spiego in dettaglio, però è una bella cosa da sapere, se uno ha determinati tipi di POS all'interno del suo negozio che sono collegabili con Google, tu puoi vedere anche le conversioni che da Google sono arrivati dal post, quindi puoi avere veramente tutta una serie di dati che ti permettono di valutare tutta la strategia che sta alla base del tuo processo di vendita in questo caso. In generale, quindi noi conosceremo il nostro target, le sue abitudini e possiamo appunto tracciare delle campagne personalizzate. Allora, come funziona Analytics? Allora, qua vi do una roba, scorro veloce, se no è da impazzire. Praticamente Analytics ha un codice, che è il codice che noi andiamo a mettere all'interno del sito, e questo codice cos'è? Raccoglie dei dati che chiama HIT. Sono diversi tipi di HIT che lui riesce a raccogliere andando ad analizzare sia l'ID della persona che entra nel nostro sito e poi andando a vedere come interagisce con le varie parti del nostro sito. Dall'ID, non so, riesce a vedere l'IT provenienza, lingua, l'IT femmina, maschio, cioè riesce a caricarsi di diversi dati. Questi dati poi arrivano ad Analytics e Analytics nel tempo, tutta questa marea di dati li ha organizzati in report, che sono quelli che noi vediamo. Quindi raccoglie una miriade di dati, li organizza,
ci dà la possibilità di organizzarli, è collegabile ad AdWords, basso costo di implementazione, cioè è gratis. Se proprio, proprio siete in una mega azienda potete passare al 360, che è l'upgrade a pagamento, ma dovete chiamare la visita di un responsabile di Google e costa, anche perché comunque di default hai una marea di dati da valutare e gratuitamente quando superi quel tot di dati vuol dire che veramente è un'azienda grossa. Poi è molto flessibile, nel senso che puoi anche valutare dati che arrivano da sorgente terzi, quindi che non siano collegati con Google, è adatto a rispondere a buone domande, ossia chi è la persona che entra nel mio sito, quanto tempo ci sta, da dove viene, quanti anni ha, che tipo di dispositivo utilizza principalmente il target che arriva nel mio sito. Il mio sito, in base a questo dato, per esempio, funziona meglio da desktop o da iPhone, no, da iPhone, da mobile. E mobile, cos'è che posso pensare? Mobile magari ti fa pensare, ok, tutti ormai usiamo il mobile, però fondamentalmente i ragazzi, i più giovani, sono sempre, usano molto di più di noi mobile, perché comunque, tipo anch'io nell'associazione, che ho un target che va dai 23 ai 60 anni, noto che tante visualizzazioni che arrivano nel sito arrivano da desktop, perché comunque magari sono persone che lavorano, magari si vanno a fare le email, entrano nel sito dalla postazione di lavoro. Ci sono molte meno visualizzazioni da telefono, ci sono, però non sono sempre di più quelle da desktop. Quindi qua ti puoi fare anche un'idea dell'abitudine o della persona tipo che entra nel tuo sito, delle abitudini che ha. Allora, i limiti quali sono? Gli unici svantaggi sono che ha un limite sino a 10 milioni di hit al mese, quindi 10 milioni di dati al mese. Io ho questo limite proprio per il mio sito, dato i numeri, non c'è nessun problema. E poi l'elaborazione dei dati viene fatta in 24-48 ore. Tutta questa marea di dati hanno 24-48 ore per analizzarle, con una media con più di 200.000 hit una sola volta al giorno. E poi un altro limite è che secondo me, se vuoi usarlo bene, devi studiarlo. Io adesso, oggi, vi darò, infatti vi ho messo l'indirizzo dell'Academy, io oggi vi darò insomma, una vista veloce, perché veramente è una marea di roba, anche ogni volta che ci entro trovo qualcosa di nuovo, perché tra dati in primo ordine, dati secondari, metriche e tutte le visualizzazioni varie, puoi veramente fare il disastro, ma in senso positivo. E fondamentalmente è un altro di quegli strumenti che per capire le sue potenzialità, perché comunque di base ti dà già molto, ma per capire realmente le potenzialità che può darti, bisogna proprio entrare, cliccare, provare, fare gli esperimenti, perché poi è tipo Canva per la Salvarani che si perde tutta la giornata quando inizia a smanettare. Per me è stato Analytics che una volta che entro mi metto a smanettare, a vedere, a brigare, perché veramente ti dà delle informazioni che sono fantastiche. Poi, per esempio, nel sito quello là della situazione ho molta soddisfazione perché è molto seguito, quindi vedo anche, ho parecchi dati, quindi è bello, cioè, a chi piace, perché poi vedere i dati, perché sono importanti, questo mi ero dimenticata di dirvi. Fondamentalmente i dati vi danno il risultato del vostro lavoro. Il risultato del vostro lavoro per noi, per un'attrice, è la gente che l'aspetta fuori da casa per avere l'autografo, per uno che lavora nella comunicazione o ha un blog, avere una marea di follower, commenti, eccetera, però sono anche i numeri delle persone che entrano. Allora, mentre magari noi tante volte ci fermiamo ai follower della pagina Facebook, ci fermiamo ai tanti commenti che ci possono essere sul nostro blog. Però fondamentalmente sono dei dati che secondo me devono essere valutati con dei dati più strutturati e questo è Google Analytics. E la stessa cosa fondamentalmente vale se avete un'azienda di fronte. Ricordatevi una cosa che è fondamentale. E le aziende capiscono i numeri, i follower, i mi piace, le faccette, i cuoricini e tutte queste cose qua, le aziende non ne frega niente. Le aziende vogliono numeri, vogliono dati perché? Soprattutto se sono aziende che commerciano, del settore del commercio, o comunque anche se sono B2B, alla fine noi possiamo scrivere il post più bello, fare l'articolo più bello del mondo, ma se non gli genera soldi, numeri, non ne frega niente. Quindi
Quindi voi dovete trovare anche uno strumento che Analytics su questo è fondamentale, attraverso il quale voi trasformate cuoricini, bacini, fioretti, tutto quello che c'è su Facebook, sul vostro sito o quant'altro, in dati, in numeri. Perché loro quelli li capiscono, se no non vi ascoltano neanche, vi dicono sì. E questo ve lo dico perché l'ho proprio sperimentato. Sono andata una volta su un'azienda, gli ho fatto vedere i vari dati, vi ho parlato di follower, cuoricini, eccetera. La volta dopo ho detto basta, non mi freghi più. Arrivo con una botta di numeri, dati, statistiche, eccetera, cioè erano là che guardavano e ti capivano, perché comunque non è detto che le aziende siano appassionate di web marketing come lo sappiamo noi e ci capiscono al volo. Noi dobbiamo, con i clienti, dobbiamo adattarci anche al loro linguaggio, perché se non ci capiscono, non ci danno fiducia e il rapporto può iniziare, sì, però finisce presto. Quindi ricordatevi sempre che i numeri sono fondamentali, i dati, tutto il resto è bello da vedere, dà soddisfazione, ma loro vi daranno soddisfazione solo se vedono anche che vedono sti numeri alti, perché numeri alti vuol dire tanti dollaroni che arrivano in casa, perché alla fine di rifa di raffa là bisogna arrivare sia per mantenere le persone che devono pagare la scuola alla famiglia, così come per pagarsi la Ferrari e quant'altro. Alla fine bisogna fare i conti con i costi della vita, quindi numeri. E Analytics è un bel modo di tirar fuori i numeri e allo stesso tempo di farlo anche in modo divertente, perché andate a vedere proprio il risultato del vostro lavoro in modo reale. Allora, come si inserisce il codice di Analytics? Si inserisce con un snippet quasi nell'HTML a livello di head. Quindi qua dovete andare, potete andare sia attraverso FileZilla, sempre nell'HTML del vostro sito, entrate nel tema e poi prendete l'header, inserite il codice subito dopo il tag head. Però una cosa, oppure, altra cosa, oppure se avete un webmaster o qualcuno che ci capisce qualcosa, glielo fate fare a lui. Una cosa fondamentale da ricordarvi è che quando utilizzate tipo WordPress o altri tipo WordPress o anche altri CMS, ricordatevi di fare il tema child. Perché? Perché questo codice va inserito sul codice del tema. Se il tema viene aggiornato, perdete il codice, quindi magari non ve ne accorgete e perdete tutti i dati tracciati. È successo a me perché per preparare questo corso sono andata a vedermi il mio Analytics e ho detto, cavoli, erano 7-8 mesi che non avevo dati. E dopo mi è venuta l'illuminazione, ho detto, cavoli, avevo aggiornato il tema, ma non mi ero ricordata di andare a sistemare l'Analytics, oppure di non aggiornare addirittura il tema. E praticamente io ho perso 7-8 mesi di dati, non so, infatti vado nel mio sito e ho detto, vabbè, che non va bene, però avevo delle pagine che erano anche a 60 condivisioni, eccetera, ho detto, boh, strano, come mai? E poi alla fine mi sono accorta che era per questo. Quindi, soprattutto se state per creare il vostro sito, fate subito il tema child, perché una volta che ci sono gli aggiornamenti, il tema madre, riceve gli aggiornamenti, però non va a cambiare il codice perché voi state lavorando sul tema child. Allora, di solito un tema child, un tema normale è formato da una marea di cartelle. Il tema child invece ha solo queste due cartelle che sono, poi dovete vedere anche il tipo di tema che avete. Di solito sono style CSS, Function PHP. E qua vi ho lasciato anche, non so, questo è quello che ho usato io per il mio sito, c'è cioè lo style che dà delle indicazioni perché vengano passate tutte le configurazioni a livello di grafica. E poi Function PHP, questo tipo di codice è utilizzato per far sì che quando vai a ci sono degli aggiornamenti passano direttamente al tema child, dal child alla madre. Insomma, sono dei codici da utilizzare per creare il tema child. Quando tu metti questi codici, praticamente il child si piglia tutte le informazioni sia dello stile che dei contenuti dal tema madre. Poi passiamo direttamente adesso, una volta che voi avete inserito il codice, lo snippet nella head, eccetera, entrate nell'account. Allora, c'è una gerarchia, come vi avevo detto, tutti questi strumenti che Google ci dà hanno un certo tipo, hanno una gerarchia. Allora, un account può avere un tot di proprietà, quindi un tot di siti, e
e ogni sito può avere un tot di viste. Allora, un account generalmente può avere 50 proprietà, quindi può, da un account puoi visualizzare, puoi andare a monitorare i dati di 50 siti, ed ogni sito può avere un massimo di 25 viste. All'interno di questa gerarchia cosa sono? Allora, l'account a livello gerarchico è l'elemento superiore perché è il punto di accesso che abbiamo ad Analytics. Quindi sarebbe tipo l'amministratore, là c'è l'amministratore delegato dei vari siti che deve monitorare. Poi le proprietà sono appunto i siti e le viste sono i punti di accesso ai tuoi rapporti. Allora, le viste che cosa sono? Sono praticamente dei rapporti, vai a generare dei rapporti con dei filtri che metti tu per differenziarli dagli altri. Di solito, di default, si usa sempre una vista generale o raw data, che sarebbe la vista tale quale come di tutti i dati che arrivano al sito, che è la vista che in automatico genera Analytics, quella la si tiene, perché una volta che tu generi una vista, praticamente i dati partono da quel momento e non sono retroattivi. Quindi una volta se tu poi non vuoi quella vista, non so, dopo un po' ti stanca, non ti serve più e vorresti tornare come prima, se tu hai cancellato la vista generale, non è che vai a recuperare i dati, quei dati che tu non hai messo all'interno della vista sono andati persi. Quindi tenetevi sempre la vista che Analytics vi dà di default, che è quella dei dati, di tutti i dati che arrivano dal loro sito elaborati di default da Analytics. Poi se fate delle viste, le chiamate con un altro nome e vi fate le viste in base alle vostre esigenze, ma non cancellate mai la vista principale. Poi ricordatevi sempre che una vista parte dal momento in cui la generate, non prima, quindi non è retroattiva, non va a pigliarsi i dati, ad elaborare dati precedenti, elabora i dati dal momento in cui la inserisci. Allora, come vedete, c'è All Website Data, che sarebbe la raw data o vista generale, che è quella di default che vi dà Google, e poi c'è la Test View, che è una vista di test che di solito si consigliano di mettere per avere un test per vedere se funzionano bene i filtri che mettiamo, piuttosto che, non so, se mettiamo degli obiettivi, insomma, è un test view per andare poi a ottimizzare la vista che poi andremo a creare. Tipo, creiamo una vista obiettivo campagna per l'evento, tutte le campagne collegate a Verdi Museum a Parma. Create una vista in base alle esigenze che ha la campagna Verdi Museum a Parma e la potete guardare tutto l'anno per vedere quanti dati genera questo evento. E là, cos'è che di base dovete avere? Dovete avere una strategia, dovete sapere cosa volete e dovete anche sapere come organizzare i vari dati all'interno di questa vista. In automatico mantenete comunque la vista che offre Google. Quella di Analytics classica. Poi all'interno di questa vista potete creare non so, del segmentare il pubblico, cioè determinare determinati tipi di persone. Non so, volete sapere quanti uomini dai 50 ai 60 anni vengono a vedersi il Verdi Museum? Sto dicendo, cioè sto parlando a caso anche nei termini. Oppure se ci sono bambini dagli 8 ai 10 anni, no, bambini dagli 8 ai 10 anni, se ci sono 18-25 anni che sono interessati a questo tipo di manifestazione. Potete creare veramente quello che volete, andare ad analizzare i vari dati collegati a quel tipo di campagna. Fra 2 anni scompare tutto e volete cancellare la campagna, è un rischio vostro perché se poi ricompare dopo un anno e volete avere i dati prima, cioè, possono anche essere persi. Quindi cercate sempre di avere di base una buona strategia, sia per la visualizzazione dei dati che per la raccolta magari di dati personalizzati. E lo potete fare, però non rinunciate mai alla vista generale che Google vi dà di default. Allora, per esempio, una vista che viene fatta in generale è quella di togliere l'IP del padrone dell'account. Ve lo faccio vedere perché. Allora, questo è il mio IP che me l'ero scaricato per questa sera. E così vi faccio vedere come si crea la vista per l'IP mio. Aspetta un attimo che becchiamo. Allora.
aspetta, no. Scusate perché ho due accessi, uno con Firefox e l'altro con... Aspetta. Tutto bene? Che col discorso che non vedo i commenti. Sì, no, tutto a posto, non hanno fatto domande, sono molto presi, si vede. Oppure mi sono andate a No, mangiare, no, si è cazzo no, dicono tutto ok. Allora, scusate perché ho gli accessi divisi anche per browser, perché sennò impazzisco. Solo che in automatico quando clicco su mi va solo su quelli di Safari, quindi capi. Allora, dai, carica, carica. Allora, siamo sempre nel mio bel sitarello. Vado in amministrazione. Eh no, adesso anche che carica così, no, non può essere. Aiuta. Allora, andiamo in amministrazione e queste sono, vedete qua c'è All Web Site Data, Test View. Io non so, voglio provare a mettere il filtro del mio ID. Allora, vado su filtri, tipo di filtro. Aspetta, di solito i filtri sono escludi, includi. Distinguono maiuscola e minuscola, quindi non so, avete una... per esempio ci possono essere a volte delle pagine di registrazione messe in due punti diversi, uno nella pagina principale, un altro in alto a destra. Cosa fai? Crei due URL diverse, magari una alla iscriviti con la I maiuscola e l'altra iscriviti con la I minuscola, però vuoi vedere la differenza, vuoi fare il filtro, vedere solo quelle che vanno su in alto a destra, su una vista. Non ti interessa di sapere quelle della pagina principale per motivi tuoi. Allora puoi scegliere in base a minuscolo e maiuscolo. E poi c'è avanzate. Allora, aspetta. Oddio, sono persa. No. Oddio ragazzi, non ricordo più come si fa. Impostazione. Silvia, no, non posso aiutarti perché è una cosa che mi è completamente nuova. Però condivido il tuo momento di panico. Nuova vista, aspetta, ecco, scusate. Allora, la mia vista... La chiamo e elimino, ma è così poi elimino anche la vista. Allora, elimino la vista. Ok, sito web, elimino me. E ora... Che figuraccia. Ma no, 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 vai tranquilla, io stavo ridendo con una cosa confusa, vai tranquilla. Ciao, dì il bello di non distrarti, che dopo mi distrago anch'io. Creo la vista, aspetta, allora... Ok, elimino me. Oddio, ho un déjà vu, ragazzi, sono proprio di andare via di testa. Cambiamo il filtro. Comunque stanno tutti facendo il tifo per te, Silvia. Hai un sacco Cosa? di messaggi di sostegno, a parte, vabbè, quelli di Belli, che vabbè, non li ripeto neanche. No, comunque è veramente il bello della diretta, succedono anche queste cose che impreviste. Vabbè ragazzi, veramente ho probabilmente, vabbè io ho l'ansia da prestazione, probabilmente sono andata fuori di È testa, un quindi attimo, sì, un attimo di tilt, non ti preoccupare. ho molto tilt. Vabbè, adesso non mi viene in mente. Ciao. Che figura! Vabbè, ragazzi, sono in tilt. Non ti preoccupare, se vuoi ci ritorniamo su dopo a questo punto. Ok, ci torniamo su dopo perché adesso è proprio un déjà vu.
Vabbè, comunque c'è la possibilità di eliminare, di fare una vista dove viene eliminato, cioè viene eliminato l'ID che è connesso a me, che è questo qua. Adesso però non andate a mettere sui vostri siti l'ID mio perché non volete vedere se mi guardo. Vabbè. Allora, praticamente poi si crea una vista in cui quando voi andate a verificare, non so, i dati nel vostro sito, andate a cliccare il sito, state preparando una pagina, cliccate 10.000 volte perché trovate degli errori e quant'altro, quei click, perché magari uscite, entrate, create diverse sessioni, quei click non vengono contati perché quell'ID è riconosciuto come un ID, il vostro ID che in quella vista è stato eliminato. Andiamo avanti, quindi gli IT diventano dati, i dati vengono organizzati e che cosa sono gli IT? Come vi ho detto, possono essere l'IT della lingua, del browser dell'utente, il nome della pagina che ha visualizzato, la risoluzione dello schermo, l'ID di Google, quindi la social IT all'account analytics giusto, che è il tuo, e poi hai un identificatore generato in modo casuale che va a tradurre l'ID della persona che c'è dentro. Allora, per fare questo di solito si usano i cookies. Se la quindi cos'è che succede? È uno dei problemi. Il problema è che se voi avete una persona che entra da voi, poi esce, poi disattiva i cookies e rientra, non lo vede con lo stesso ID, lo vede cioè non vede lo vede diversamente perché c'è un'associazione tra ID e il cookies. Quindi se la persona fa, non so, l'aggiornamento della cache o l'aggiornamento, togli i cookies, quel cavolo che fa legato ai cookies, però li toglie praticamente. Se rientra al vostro sito, viene vista come una persona nuova e questo può essere un problema, però alla fine è abbastanza relativo perché sennò, secondo me, Google l'avrebbe risolto. Poi altri gli IT principali sono la visualizzazione di pagina, l'IT evento, cioè cosa succede all'interno della pagina, non so, click su o visualizza il click oppure. Il click su una pagina e quello che ha. Poi c'è la transazione e-commerce, che questo è un hit un po' particolare che puoi attivare se ti interessa. Poi puoi vedere comunque anche altri hit interessanti, come sono il social, il tempo di vista di una pagina, la lingua, il titolo della pagina, la posizione dell'utente, le caratteristiche del browser dell'utente, se è da mobile, da desktop, tra poco metteranno forse anche da. Quando ci saranno da orologio, vedremo. Poi l'età e il sesso dell'utente e poi la sorgente, il mezzo che ha indirizzato l'utente sul sito. Uno dei valori più carini da guardare, secondo me, sono anche la sorgente e il mezzo, perché ti dice la sorgente di solito ha il refer da cui deriva, che può essere, ci sono quelli standard che sono non so, Google, quindi ricerca organica diretta, quindi direttamente vengono da te. Oppure attraverso siti refer, che sono dei siti che rimandano a te, oppure attraverso i social. Ecco, chi fa social media manager, come fa a far capire ai suoi clienti che da quel cavolo di pagina Twitter, Facebook, LinkedIn arrivano una botta di persone nel proprio sito? Quindi ha senso scrivere, investire, ADS quando serve? Questo è uno strumento che ti permette di farlo, perché poi c'è anche il mezzo vicino. Se, non so, Facebook ADS, posta ADS, loro vedono che magari avete speso 500 euro per sponsorizzare un post e da quel post arrivano 1.000 persone che comprano per 50.000 euro. Là voi gli date un dato reale di quello che avete fatto. Quindi Facebook non è più solo il bar dove la gente si trova. Facebook diventa uno strumento di marketing molto importante, se di base è una strategia non solo per utilizzarlo al meglio, far arrivare il tuo messaggio alle persone in target, ma anche se tu giustifichi tutto al tuo cliente. Anche perché magari quando si vede arrivare, cioè il cliente di per sé non verrà mai, è difficile che ti dica bravo. Il cliente per dirti bravo deve avere dei dati, quei dati là li devi portare te. Attraverso sorgente mezzo tu puoi far vedere proprio, magari quella tipo della campagna ADS ha generato un tot di profitto. Questi sono dati, sono dei valori che sono incontestabili, così come quando mi fate il listening e portate dei dati per giustificare perché scegliete il blog piuttosto che Twitter, piuttosto che YouTube e su tutti Facebook, perché quelle palline che alla fine fate vedere sono dei dati.
che attraverso un'immagine molto semplice da capire permettono di individuare dove far andare la propria strategia, e così anche con Analytics. Poi ricordatevi che a ogni caricamento di pagina il codice di monitoraggio raccoglierà e invierà dati aggiornati sull'attività dell'utente, quindi ogni volta che viene caricata la pagina parte un dato. Google Analytics raggruppa tutti i dati che arrivano in sessioni. Allora, le sessioni però hanno una scadenza. Allora, di solito scadono dopo 30 minuti di inattività, oppure alla mezzanotte, oppure alla fine di una campagna. Questo cosa vuol dire? Che se voi state facendo, non so, un'iscrizione alla newsletter di qualche sito a caso, e poi andate a mangiare, allora se entrate dopo, se avete iniziato la vostra sessione, se lasciate là in sospeso, andate fuori, però entrate dopo 25 minuti e iniziate a iscrivervi, conta una sola sessione. Se invece arrivate dopo 31 minuti e riniziate a ricompilare, a finire l'iscrizione, vi conta due sessioni, perché sono scaduti i 30 minuti. Se invece a mezzanotte vi state per iscrivervi, sono le 23:51 e vi state iscrivendo a un coso di registrazione in un sito, a un format di registrazione in un sito, se sono le 23:51, state compilando, poi andate un attimo a bere un bicchiere d'acqua e tornate, e sono le 20, a mezzanotte e 10 minuti, sono contate due sessioni. Quindi questo può essere un limite, però insomma è la percentuale di errore bassa, perché se, cioè, bisogna tenerne conto, però dopo alla fine ci sono altri mezzi attraverso i quali puoi vedere le conversioni reali, perché se vedi che il numero di sessioni, cioè ci sono dei, come posso dire, dei divari enormi tra le visualizzazioni della pagina, il numero di sessioni e poi anche le conversioni reali, cioè, o altri valori, capisci che magari può essere che uno sia andato a mangiare e sia stato via 40 minuti. Boh. Quindi, cos'è? Tutto sto vortice di numeri, eccetera, vengono organizzati in diverse metriche che appaiono nei rapporti. Queste sono le sessioni, le pagine per sessione, la durata della sessione, la frequenza di rimbalzo. Questa di solito è la visualizzazione principale che hai quando entri proprio nella home di Analytics. Tutte queste informazioni poi sono trasformate in dimensioni. Sono delle dimensioni che ti permettono di valutare i dati, non so, la dimensione, sessione ancora, oppure altre dimensioni che puoi vedere, tipo anche sorgente mezzo. E poi abbiamo delle metriche che sono i valori a sono dei valori a destra dei vari dati che ha analizzato. Allora, per farvi capire meglio, ve lo faccio vedere. Ogni rapporto quindi ha diverse metriche e dimensioni, tutti questi dati messi insieme per farci capire cosa succede. Allora, com'è che lui ce li fa vedere? I rapporti, cosa sono i rapporti dei report? Noi abbiamo il report a sinistra, quando entrate nella pagina di Analytics, a sinistra avete tutto il menu a sinistra, quello non è un menu, quella è una lista di rapporti, fondamentalmente, che vi permette di avere diverse visualizzazioni dei dati che Google raccoglie. Quindi sono dei report. Se a voi piace quello che vedete, ve li scaricate e fate vedere al vostro cliente il report che vi ha proposto Analytics. Allora, questo è lo schema, una vista del browser e sistema operativo. Cioè, questa era la vista per vedere da dove arrivano le persone che entrano nel mio sito. Allora, noi abbiamo principalmente le dimensioni principali, che sono a sinistra nella fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nell'elenco, ed è cliccabile, e poi abbiamo le altre dimensioni principali, che è quella lista subito sopra la tabella, dove vediamo il browser, il sistema operativo, risoluzione dello schema, colori di schema, versione flash e altro. Queste qua sono le dimensioni principali collegate a quel tipo di report. Allo stesso tempo abbiamo le metriche. Le metriche invece sono sempre altri dati delle dimensioni, che però ci danno un numero. Allora, qua voi nel browser voi avete un elenco del tipo di dato che state analizzando. Quindi avete la tipologia di dato. Di solito la dimensione principale mi dà la tipologia del dato.
Invece le metriche mi danno dei numeri riferiti al dato che sta sopra nella linea della tabella corrispondente. Poi abbiamo anche la sezione obiettivi verde, e di solito sono l'obiettivo impostato di default, in questo caso è l'uso del sito. Poi vedete un gruppo di obiettivi 1 che è l'obiettivo legato al giochino che avevo fatto fare io l'altra volta. Sì. No, scusate, sì, l'obiettivo, no, scusate, mi sto sbagliando. L'obiettivo è un obiettivo che imposti tu, poi ve ne farò vedere un esempio che può essere, non so, la registrazione al sito e che può essere visualizzata anche come funnel, una specie di funnel. Poi abbiamo i segmenti invece ci permettono di segmentare, quindi di individuare delle tipologie di utenti all'interno di diversi tipi di utenti, non so, femmina 45-50, donna 50-60. Qua potete usare come si chiamano, tutti gli utenti 100%, oppure potete aggiungere un segmento e focalizzarvi sulla visione di un determinato tipo di pubblico. Allora, adesso andiamo a vedere in pratica. Allora, questo link dovrebbe andare direttamente. Oh. Allora, sta caricando e vi faccio vedere. Allora, questo è il sito. Aspetta, che lo ingrandisco così vedete meglio. Allora, qua vedete la stessa figura che ho fatto vedere prima. Allora, qua vediamo, ho messo tutti gli utenti. Se io aggiungo un segmento, non so, voglio vedere femmine 25-44 mobile, e io lo posso aggiungere. Applica. Se volete potete aggiungere un nuovo segmento che lo create voi personalizzato, se no potete anche aggiungere utenti di singole sessioni. Toh, mettiamoli tutti e due. Io l'applico e praticamente, aspettate che tolgo questo che è un'altra confusione. E qua vediamo praticamente le sessioni riferite a tutti gli utenti che sono in blu, poi gli utenti di singole sessioni e poi vediamo, e questo utente di singole sessioni, quindi io posso vedere tutte le sessioni singole o quelle là doppie, quindi riesce a vedere diversi tipi di approccio, oppure le femmine 25-44 mobile, quindi qua avete la possibilità di confrontare questi dati. Queste sono le dimensioni principali che abbiamo visto essere le sessioni, gli utenti, la visualizzazione pagine e pagine. Scusate, qua siamo sulla panoramica del pubblico. Se io vado, poi, scusate, questa è per sessione, quindi abbiamo il dato principale, la sessione, e poi abbiamo i vari dati. Poi, allora, per vedere quello là, tipo questo. No, non è questo. Faccio vedere un'altra cosa, perché questo vi fa, dai dati demografici, fa il grafico semplice. Tipo nuove di ritorno. Qua, mantenendo le tre metriche, io vedo tutti gli utenti nuovi di ritorno. E poi qua posso, non so, selezionare un'altra metrica. Scusate, posso mettere una dimensione secondaria, non so, l'acquisizione, e andare a scegliere il mezzo. E vedete che aggiungendo una dimensione secondaria, io creo un'altra, queste qua sarebbero dimensioni secondarie con la loro, cioè sono metriche, non sono dimensioni, le dimensioni secondarie sono le dimensioni che io posso aggiungere alla dimensione principale per vedere altre tipologie, perché non sono numeri. Proprio la differenza fra dimensione e metrica è che la metrica si esprime con i numeri e quindi è quella che piace di più al cliente, mentre la dimensione si esprime in tipologia, quindi abbiamo femmine, maschi, abbiamo mezzo organico, email, link, e io posso vedere i vari risultati. Poi possiamo. E qui abbiamo diversi risultati. Adesso facciamo uno. Siccome quanto manca, perché mi perdo.
Oddio, mancano 6 minuti. Allora c'è le vari tipi di visualizzazione. Andiamo la visualizzazione in home, quella che ti dà di default, dove tu hai tutta una serie di dati messi anche bene, qui ti fa vedere diversi risultati. Gli utenti attivi, ti fa vedere quante visualizzazioni negli ultimi 7 giorni. Se vai a cliccare qua, puoi anche vedere nei 90, puoi fare quello che vuoi. E qua è diverse, voi cliccate, ma non sto dicendo perché ho fatto, sto dicendo perché è vero, voi cliccate così vedete anche tutti i dati che potete raccogliere e tutte le varie informazioni che potete ottenere. E qua, per esempio, vedete, non so, sorgente mezzo, un grafico, invece di avere dei dati numerici, avete un grafico che vi permette attraverso colore di vedere la differenza tra i vari tipi di acquisizioni. Poi abbiamo personalizzazione, qua io non devo ancora fare niente perché non ho il tempo per questo cliente di creare dei report personalizzati, però tipo adesso inizierò a crearli, qua potete creare dei report personalizzati, li salvate e poi li fate vedere al cliente. C'è tutta una dashboard per gestirli, con i rapporti personalizzati, i rapporti che voi salvate. E poi, se volete, potete attivare anche degli avvisi personalizzati. Poi questo è la panoramica in tempo reale con diversi tipi di metriche o di dati da rilevare. Qua, per esempio, di solito è utile per vedere in tempo reale se il sito è attivo, però se mettete, non so, il tag, attivate tag manager, potete vedere. Scusate, se attivate, quando usate Tag Manager, non so, per mettere il tag di Google Analytics, appena fate clic, se funziona questo, se vedete un 1, cioè il dato 1 nel momento in cui fate il clic o un secondo dopo, vuol dire che avete aggiunto bene il tag di Tag Manager. Poi abbiamo la panoramica pubblico, che sarebbe più o meno lo stesso dato di quello in tempo reale, però qua abbiamo il pubblico che è quello che abbiamo visto prima insieme. Qua avete una marea di dati, dovete organizzarli, poi potete anche scegliere, qua si può scegliere l'intervallo di date, applico e vedo i dati su questo intervallo, e poi se voglio posso fare anche il confronto con, non so, 2016, stesso periodo. Massimo, vabbè. No, 5 novembre. Vabbè, qua se vi mettete, vi assicuro che potete anche novembre 2016 e qua metto lo stesso primo settembre. L'importante è che siano magari, potete fare, non so, dei confronti tra l'anno scorso e quest'anno. No, non me lo prende, confronta con anno precedente. In automatico mi fa il confronto. Lo applico e vedete, però magari togliamo. Aspetta, tolgo. No, elimino. Scusate, di solito qua vi consiglio di non mettere tante metriche perché sennò fate confusione perché vengono fuori. Rimuoviamo anche le donne 25-44 mobile. Rimuovo. E praticamente in arancione è l'anno scorso. E in azzurro è quest'anno. Come vedete, in un anno ci sono stati dei grandi miglioramenti. Ok, poi qua potete vedere gli utenti attivi. Cioè, adesso io faccio veramente una cosa veloce perché non abbiamo tempo, però andatevi a guardare che ci sono diversi tipi di grafico e anche diversi tipi di dati. Sulla panorama, aspetta, pubblico d'ora. No, quoti. Non mi ricordo più. Dopo, no. Poi abbiamo i dati demografici e qua vedete proprio le persone, maschi, femmine e anche potete vedere l'età. Se andiamo qua. E qua per esempio, vedete, ha mantenuto ancora il confronto con l'anno scorso. In questo senso io posso vedere che rispetto al 18-24 quest'anno ne ho beccati quasi 2000 in più. E così per tanti altri potete vedere proprio anche come cambia il target, se confermato o meno. Poi qua, questo è interessantissimo, potete anche cambiare il tipo di grafico. Per esempio questo a me piace molto.
perché vi fa vedere con una visuale, vi fa vedere che è andato bene e che è andato male. Per esempio, sono dei valori percentuali che rispettano una media delle percentuali, vi fanno vedere chi sta crescendo bene e chi sta crescendo male. Poi, se volete, ci può essere anche il grafico a torta, classico, quello con le barre su tutti, oppure ritornate alla visualizzazione con tutte le metriche in evidenza. Conversioni, qua, obiettivo registrazione portale, che è un obiettivo che poi vi farò vedere. Inizio ad avere dei dati, questo ha un obiettivo che ho fatto personalizzato. E poi ci può essere anche l'obiettivo e-commerce, ma lo devi attivare. Poi qua potrete trovare interessi, dati geografici, il comportamento, il nuovi di ritorno, frequenza. Qua guardateveli tutti perché c'è una marea di roba da vedere. Dispositivo mobile, personalizzato, il flusso di utenti, il flusso che hanno gli utenti all'interno del vostro sito. Questo è un grafico bellissimo perché potete scegliere, non so, il paese, vedere dall'Italia quante persone vengono, poi potete vedere gli abbandoni, la prima, la seconda, la terza interazione, quindi fino a in che profondità vanno nel vostro sito. Se è un blog, questo è interessantissimo. Oppure potete, non so, dal browser potete cambiare il tipo di sorgente, cioè del dato, da dove parte il dato. E, non so, potete vedere anche il sorgente mezzo, da dove vi arrivano. Questo è un grafico bellissimo perché poi proprio vi dà anche in tempo reale gli abbandoni. Per esempio qua Google Ricerca Organica abbiamo questo numero di visualizzazioni che è in crescita, però vedete che alla prima pagina se ne vanno un po'. Però sono abbastanza... Cioè... Allora, il fatto è che su questo sito è stato attivato un AdWords che funziona bene, però secondo me io ho un problema che si vede benissimo se io vado qua. Ah no, aspetta, è qua. Cioè, anche per esempio, per vedere come funziona il vostro sito, potete anche vedere la velocità del sito. Fate una panoramica, andate, vedete la velocità del sito. Aspetta che togliamo il confronto, che sennò faccio casino. Qua si può vedere la velocità del sito e anche si può... Io qua avevo messo il tempo di caricamento della pagina e vi dà il tempo di caricamento della pagina, poi vi può dare il tempo di download, reindirizzamento, il tempo medio di connessione del server, diversi dati che sono importantissimi. Io, per esempio, facendo i vari incroci dei dati, ho visto che, non so, su Safari ci mette 25 secondi a caricarsi. Allora, sto sito è un grosso problema, che hanno mantenuto nella pagina di ingresso quella specie di skip che carica, carica, finché non si carica il sito, ti fa vedere questi quattro quadratini che ti rincoglioniscono. Quindi, siccome ho visto che la maggior parte degli abbandoni arriva entro i 10 secondi e praticamente c'è soltanto, mi sembra, Firefox che ha un caricamento sotto i 10 secondi. Secondo me la gente si stufa perché vede questi quattro quadratini che ti fanno veramente impazzire. Questo è un problema. È un problema di cui io sto parlando apertamente da tempo con il webmaster. Quindi potete anche vedere che ci sono dei problemi strutturali del sito che possono determinare dei problemi a livello di engagement. Bene, ritornando alle slide di prima. Poi ritorniamo anche qua perché sennò mi perdo, io inizio a parlare e mi dimentico che ho le slide da farvi vedere. No, aspetta, no, chiudi, no, già non ti voglio. Scusate perché ho cliccato qua. E poi gli obiettivi. Ah, adesso vi faccio vedere un obiettivo che ho creato proprio in questa pagina. Allora, gli obiettivi vanno inseriti a livello di vista e praticamente ti permettono... scusate. Ah, dovevo ancora caricarsi, non ho pazienza. Ecco.
perché prima non me la danno il filtro nuovo? Vabbè. Allora, vedete, io qua ho messo un obiettivo, ve lo faccio anche vedere perché così facciamo prima, se no se mi metto a farvi vedere come si fa un obiettivo non è più finita. Allora, devi impostare l'obiettivo e qua, essendo io ho fatto l'obiettivo per registrarsi al sito e quindi all'associazione, quindi registrati online. Questo è qua, mi va bene. E poi, scusate, ci sono altri tipi di obiettivo, tipo ci può essere pianifica la visita, fai una donazione. Se avete un non profit col tasto donate, potete un'acquisizione, crea un account, registrazione avvenuta, richiesta di informazioni. Io però volevo vedere, creare un obiettivo canalizzazione, perché volevo vedere, come le persone all'interno del mio sito si seguivano un determinato tipo di percorso. E quindi per fare questo tipo di, per vedere questo tipo di obiettivo devi usare, questa via. Poi la descrizione dell'obiettivo, che è l'obiettivo destinazione. Io ho messo ricerca alunni, destinazione obiettivo è ad esempio arrivare alla pagina grazie HTML. Io invece so che se uno si registra al mio portale, a tutti viene fuori una pagina di ringraziamento che ha lo stesso URL. Ok. E poi ho fatto i dettagli dell'obiettivo. Io ho scelto di attivare la canalizzazione, non gli ho dato un valore, se si vuole si può dare anche un valore numerico, in modo tale che vedi quanto ti costa una conversione, in base al valore che tu dai alla conversione. Se a me l'iscrizione di una persona a conti fatti costa 50 centesimi piuttosto che 10.000 euro, per dirvi, dopo fare i conti è una cosa diversa. Fondamentalmente serve a questo. Quindi qua io ho creato un percorso dove il primo è la home page, poi la pagina degli eventi che viene di solito quando tu metti qua i vari URL, vai a mettere la parte finale dell'URL, togli via tutto quello che è standard. E poi ho fatto il percorso. L'ho salvato. Era già salvato. È attivo. E poi cos'è che succede? Io posso andare qua. Conversioni, la rep conversioni, aprire obiettivi, posso guardare tutto, però io posso guardare questo grafico che è una figata praticamente, vabbè, a parte i dati che sono, mi fa vedere che dalla data 30 ottobre 5 novembre sono entrati nella home tutte queste persone e di queste 31 sono iscritte, ok? Poi io posso vedere che alla home 600 sono uscite, 600 sono, di queste 387 proprio sono uscite del tutto. Alcune hanno ricaricato la home, altri sono andati a vedere altre pagine, così su ogni pagina vedo chi entra e chi esce e dove esce. L'uscita non è detto che esca dal sito, però ti fa vedere che va magari da un'altra parte del sito, quindi puoi vedere anche un percorso parallelo e in base ai gusti delle persone. Poi finalmente mi arrivano a una pagina di registrazione alla community, e poi io le ho messe tutte e due qua, cioè, perché appunto io ho una pagina di registrazione con la C minuscola in alto a destra, e una di iscrizione sulla pagina proprio che si chiama community. E ho visto praticamente che dalla community è arrivato in 104, 24 sono passati, ci sono registrati, praticamente alla fine io ho avuto sono andate via un po' di persone, alla fine io ho avuto 31 persone che mi si sono iscritte perché hanno visualizzato la pagina della conversione. Questo è un grafico bellissimo perché vi fa vedere proprio comportamento, il comportamento dell'utente all'interno del sito attraverso la sua canalizzazione, quindi se è il funnel, potete creare tutti i funnel che volete. Poi, se volete, questo è lo stesso obiettivo, lo posso vedere così e vedete completamente obiettivo, i vari dati, potete vederlo come con l'URL dell'obiettivo e che è questo, account, registrazione, eccetera. Poi, per esempio, potete vedere la posizione al completamento dell'obiettivo. E qua abbiamo diversi dati, cioè potete vedere anche il flusso all'obiettivo, sempre quel tipo. Qua vedete dalla sorgente home, eventi, community, e lo vedete in un altro modo, però di questa la visualizzazione e canalizzazione è bellissima, mi piace tanto. Poi avete gli obiettivi, possono essere diversi e in base alle vostre esigenze potete utilizzare quel format che vi ho fatto vedere prima per creare un obiettivo. Anche là provate, sbagliate, fate perché veramente è una fonte inesorabile di argomentazioni. Poi abbiamo le campagne. Allora, questa qua che vedete è l'anteprima della campagna che avete fatto voi con me. Così poi abbiamo finito il discorso qua.
e mi fate le domande. Ah sì, no, allora quello là è il giusto, scusate, sto facendo. Allora, se qualcuno di voi ha visto, eccolo qua, vi avevo condiviso un articolo che avevo creato su 4Winery, in cui parlavo di cosa sono le campaign URL builder. Allora, le campagne possono essere collegate a Facebook, no, scusate, ad AdWords. E Analytics di default piglia i dati di AdWords e crea delle campagne ad hoc. Lo vediamo qua, per esempio, dove io l'altro giorno ho caricato l'Analytics del sito e purtroppo è troppo poco tempo perché ci vogliono comunque 48 ore. Io sono riuscita a caricarlo l'altro giorno e se io vado a acquisizione AdWords, campagne. Lui in automatico si è pigliato le campagne che io ho. In automatico registra i dati che vengono dalle campagne che tu hai su AdWords. Però tu puoi creare anche altri tipi di campagne. Oltre a tutte quelle, alle varie campagne che vedete là, potete creare anche delle campagne. Vedete qua, io vedo. Devo ancora, vedo la campagna con alcuni dati, però tipo qua devo. Non ha conversione e-commerce. Tutti gli obiettivi, vediamo. Qua potete fare delle valutazioni in base ai costi, eccetera, vedere quanto il tasso di conversione dell'obiettivo, il completamento dell'obiettivo. Dopo qua ognuno ha il suo obiettivo, sia come AdWords che come obiettivi esterni. Allora, che cos'era tutti quei link che vi ho fatto cliccare l'altro giorno? A cosa servivano? Servivano a creare degli URL personalizzati che permettono di creare una campagna personalizzata. E praticamente a questo indirizzo che vi ho lasciato c'è il generatore di URL personalizzati che vi permettono di creare delle campagne. Le campagne, fondamentalmente, Google vi parla di campagne di vendita o di quello che è, però voi potete anche creare delle campagne che vi permettono di capire se avete scritto un articolo. E lo volete condividere su Facebook, Twitter e LinkedIn, mettete il link dell'articolo, generate un link che poi utilizzate per le condivisioni, per creare il post su Facebook, Twitter, LinkedIn e quant'altro. All'interno di questo URL ci sono delle informazioni. Allora, tipo io metto, cosa metto? Allora, qua mettete l'URL, qua mettete la campagna source, quindi Facebook, Twitter o LinkedIn. Il mezzo, un post, magari, se poi volete fare anche tre robe diverse, non so, mettete il post su Facebook, il video su Twitter e su LinkedIn mettete, non so, una foto. Allora potete, oppure mettete tutti i post, potete fare quello che volete, vedete sulla stessa campagna, non so cosa vi rende meglio in base al canale, oppure potete mettere diversi post, fate quello che volete. Date un nome alla campagna, io avevo usato Scuola di Blog 1, 2, 3. E poi usate dei termini, qua potete mettere una keyword attraverso magari la keyword con cui voi avete ottimizzato l'articolo, per esempio, o la parola chiave riferita all'evento che state sponsorizzando su Facebook. E poi qua mettete content, una parola che vi aiuti a capire, tipo è un ADS, è un post, quello che volete. Si genera praticamente questo URL che ha la stessa conforma che ha la conformazione degli URL che vi ho fatto vedere l'altro giorno e poi cos'è che succede? Adesso vi faccio vedere. Oddio, no. Si va in. No, aspetta qua. No, qua. Conversioni. No, ah no, scusate, acquisizioni. Si va in acquisizioni. E vado a vedere campagne. Ci siete? Sei vivi? Allora, campagne. Ho là tutte le campagne. Sì, ci siamo, ci siamo. Ok. Sono ancora vivi o mi stanno odiando Tutti profondamente? vivissimi. Allora, qua. Oh. Si sta impiantando il computer.
Allora, questo qua è giusto, si è appoggiato fino. Scusate perché è messo a dura prova sto affare. Allora, tutte le campagne. Perché? Ah no, perché sono una vista di meno me. Scusate. Vedete? Ecco. Devo andare nella vista del website perché è sulla vista vecchia. Sta caricando, ci mette una vita. Allora, qua è un lasso di tempo molto superiore, magari mettiamo. Insomma, senza star là a cambiare che perdiamo tempo. Allora, vedete? Queste erano tutti, queste qua sono, dopo io mi sono fatta una tabella, me ne sono divisi, comunque praticamente voi potete vedere che le tre campagne che ho fatto io riferite a scuola di blog 0, 1 e 2 hanno dato in totale 125 sessioni. Naturalmente, come vedete, la durata media della sessione era di 8 secondi, ma era prevedibile e quindi c'è stata una frequenza di rimbalzo. Sì, 8 secondi e frequenza di rimbalzo così bassa, c'è un errore. Era alta, vabbè. Comunque, praticamente qualcuno ha letto, qualcuno avevo visto gli altri giorni bene, qualcuno aveva letto, qualcuno era scappato subito per fare l'esercizio. Se io vado in scuola di blog 1, posso vedere, questo era un solo Facebook post. E qua vedo che 28 sono arrivati dal Facebook post corrispondente a quel coso. Se ritorna di nuovo qua, c'era scuola di blog che aveva Twitter, aveva LinkedIn. Vedete, 29 mi sono arrivati dal post LinkedIn e Facebook post. Potete mettere Twitter, quello volete. Praticamente, utilizzando questo strumento per la creazione di URL personalizzate, potete andare a monitorare le conversioni che, non so, se siete un blog, un vostro articolo ha fatto nei vari canali social che state utilizzando per la sua promozione. Allora, poi, ragazzi, quello che vi consiglio veramente, perché ho cercato di darvi abbastanza informazioni, però veramente sono tante cose. Andatevi a guardare comportamento perché è bellissimo. E vi dà veramente delle informazioni utili sulle persone, su quello che fanno all'interno della vostra pagina. Poi, cioè, andatevi veramente a vedere tutti, perché ci sono diversi tipi di rapporti, ci sono anche i rapporti con i pivot, dove mettono a confronto i vari dati, cioè, poi ognuno deve essere in grado di scegliere. Io i pivot non li ho mai capiti, comunque, infatti, non ve li faccio vedere. Però, guardate, trovate tutto quello che volete e soprattutto c'è anche se avete attivato il filtro utenti, mi sembra, dov'era? Che prima. Scusate perché no, non è questo. C'era interessi, panoramica, ecco, questa è una cosa bellissima, vi fa vedere tutte le cose, le categorie di affinità dei vostri utenti, cioè vedete cosa vi interessa. E quindi avete una marea di informazioni utili per capire chi sono le persone che entrano al vostro sito, se sono in target con i vostri obiettivi. Allora, con Analytics ho finito. Adesso tolgo la. Come faccio a togliere la condivisione dello schermo? Non capisco più. Ci Mi senti sono. Silvia? Ok, Sì, ci sono. Eccomi. Oh, eccoti qua. aspetta, che mi sono fatta il tutto io. Eccomi qua. Eccoti. Ragazzi, avete domande? Troppa roba, troppa poca, un casino, troppo basico. Beh, io mi astengo da qualsiasi risposta. Vediamo loro. Ragazzi, avete domande? Siamo Tosto. noi che siamo basici.
Comunque, guardate, se ci sono riuscite io, ci riuscite anche voi. Cioè, la cosa importante, una volta che vi create, avete l'accesso a un Analytics, se andate a guardare tutti i dati, incrociateli, poi potete personalizzarli, fare, però prima di tutto prendete proprio a livello base, dovete conoscere quello che Google vi dà. Una volta che voi iniziate ad avere familiarità con quello che Google vi dà, siete anche in grado di fare le viste e tutto quant'altro. A proposito della vista, sabato vi dico come si fa perché adesso sono veramente cotta, devo parlarvi anche di tag manager in 15 minuti e mi viene male. Comunque, se avete domande, fatemene. Sì, Rob, Sì. giustamente è bellissimo, un'azienda vuole vedere l'analisi delle campagne, però ok, Analytics potrebbe essere veramente lo strumento che permette di far confluire diverse figure professionali che lavorano all'interno del web in una riunione in cui ognuno può commentare e condividere i successi e gli insuccessi degli altri e creare veramente un team che sia coordinato. Un problema che spesso, l'avevo scritto anche in un articolo, che c'è, è che spesso i vari team all'interno di un gruppo che segue un progetto web si dividono. Io faccio il SEO, io faccio il webmaster, io ti do la parola chiave, tu scrivi la parola chiave. No, non funziona così, perché comunque chi mi fa SEO, Analytics, eccetera, deve parlare con le persone che scrivono, che fanno i social, eccetera, perché ognuno, tutti insieme, raggruppano dei dati veramente utili per capire se si sta lavorando bene. E comunque, non so, io scrivo spesso, però dico sempre che uno che scrive deve anche sapere un po' di SEO. E quindi anche se ti danno la parola chiave, tipo io tante volte se scrivo, siccome scrivo spesso di salute, che è il mio argomento topic, se mi danno la parola chiave che per me non ha senso, una cavolata, proprio non ha né arte né parte, io glielo dico. E dopo gli dico, è meglio usare questa e quell'altra, cioè nel senso ci deve essere un po' una cooperazione tra tutti e Analytics in un certo senso veramente può essere uno strumento che aiuta a far convergere le varie figure verso l'obiettivo insieme. Quindi l'ideale sarebbe lavorare insieme e contemporaneamente. Allora, la cosa fondamentale sarebbe lavorare insieme verso l'obiettivo, ognuno con le proprie competenze, però non chiudersi dietro la competenza, perché si crea un muro, io sono il SEO, io sono qua, cioè è un lavoro di squadra. Anche la donna delle pulizie può dare una mano per me all'interno di una squadra, quindi se siete professionisti del web, magari chi fa il social media, chi segue i social, non può non avere comunicazione con chi segue il portale. È impossibile perché ormai con il discorso del multitasking tutti fanno tutto, cioè ti trovi a fare 10.000 cose tutti insieme. Però io che devo fare le campagne in ADS su Facebook, devo capire quanto rende la mia campagna, se rende meglio la campagna su Facebook rispetto a quella di AdWords, quanto chiedere all'amministrazione per la campagna. E quanto ogni quanto fa la campagna di qua di là, se proprio qua bisogna farle parlandosi, perché se io che non so faccio l'AdWords vado a chiedere 10.000 euro perché di solito faccio così, però c'è quello che ha Facebook che ha al momento topico e gli dicono di no perché hanno già dato i soldi a te che non ne hai bisogno, perché magari in quel momento non so, il sito non funziona, comunque la Facebook sarebbe l'obiettivo principale, al momento proprio ho una botta di perché non devo comunicare con l'altro. Magari dici facciamo 5 e 5, chiediamo 5 e 5, ci dividiamo in modo tale che vada avanti la faccenda e si portino a casa dei risultati. Questo voglio dire. Cosa mi dice Elisa? Allora, Elisa aiuta a dare le priorità corrette, vero? Le priorità corrette. Sì. Era una domanda o un'affermazione? Un'affermazione è quella della contessata, non può essere una domanda, boss. Anche perché poi si è affermata vero, cioè, quindi a posto. No, c'è una domanda di Francesca. Io sto percorrendo un personale viaggio alla scoperta di Google Analytics. Si tratta di far pratica su come combinare in maniera efficace dimensioni metriche. Bravissimo. Ovviamente in base al cliente, perché si tratta di un aspetto troppo importante per tradurre gli obiettivi della strategia e arrivare a delle reali conversioni. Ovviamente per me, quindi, ogni confronto è un'opzione preziosa. Sì, poi
per dirti, per quanto mi riguarda, io non ho ancora e-com, cioè non ho mai avuto la possibilità di vedere vendite o cose del genere, però più, non so, l'associazione o altri siti dove è più tipo magazine, vai a vedere delle metriche diverse rispetto già all'associazione. E veramente hai, per esempio, io è da mesi che lotto con quelli là dei webmaster che gli dico: guardate che non possiamo andare avanti così perché non mi frega niente che ci sono una marea di gente che entra, se poi me ne vanno via dopo 2 secondi perché non si carica il sito e si stufano di vedere questi 4 quadratini che si caricano, ma le dura, è dura, cioè, quindi però almeno se mi vengono a dire, anch'io mi tutelo perché se mi vengono a dire perché non funziona, cos'è, vuol dire che scrivi male, cioè, no, cari. Perché se magari io vado a vedere l'articolo che ho scritto e la gente mi sta dentro 5 minuti perché se lo legge, però in prima pagina non mi c'entrano la maggior parte perché il sito non funziona bene. Il problema non è quello che scrivo io, il problema è che il webmaster che avete, che l'agenzia webmaster che ci segue non fa le cose fatte bene. Fondamentalmente, se ci mette 14, se ha una page speed di 14, questo è un problema grosso. Comunque. E penso che, cioè, questo è per capirvi, quindi Analytics veramente permette di individuare delle priorità, come dice Elisa, ma anche di vedere, cioè di andare oltre l'utente, di vedere anche qual è il problema tuo, perché non funziona, perché la frequenza di ribalzo è troppo alta, può essere perché scrivo male, ma può essere anche perché l'usabilità del sito non va bene. E là, quindi, se sei in un team e vedi queste cose insieme, puoi anche capire dove bisogna lavorare, se magari è sbagliata la struttura del sito, devi cambiare il menu, devi cambiare la visualizzazione, ci sono tante cose che puoi vedere, non piace la grafica, magari ti metti a monitorare un'immagine con un percorso personalizzato per dire, metti un link del codice dell'immagine, vedi che nessuno, quell'immagine dovrebbe essere cliccata, ma nessuno me la clicca, vuol dire che non piace, cioè è per dire. Quindi veramente se iniziate a smanettare, come si suol dire, con Analytics e a prendere confidenza con lui, vi trovate un mondo di dati impressionanti. Posso andare avanti o avete altre domande? Ma secondo me se vuoi finire la lezione, al limite dopo facciamo le ultime domande alla fine. Allora, Guardate tag questo di manager. meno 5. Sì, infatti, allora, ragazzi, vado avanti. Allora, tag manager, ve lo spiego velocemente. Anche perché qua veramente dovete mettervi a studiare se volete applicare, perché fondamentalmente ci sono delle cose carine che si possono fare conoscendo dove andare a guardare. Guardate ancora tag manager, tutte le spiegazioni di Google, poi c'è anche il corso base dell'Academy su Google. E poi, se volete, c'è Tag Manager Italia, che è il sito di Zambon, che è un mio amico, è praticamente uno dei punti di riferimento per quel che riguarda Tag Manager, tanto che anch'io mi sono andata a guardare delle cose sul suo sito per fare sta lezione. Comunque, fondamentalmente, sta roba ve la leggete. Cos'è Tag Manager? È uno strumento che permette di mettere dei tag all'interno del vostro sito senza passare per il codice, cioè senza entrare all'interno del sito. Praticamente cos'è un tag? Un tag è una stringa di codice, uno snippet che tu vai a mettere all'interno del tuo sito e gli dai delle informazioni. E quindi invii delle informazioni che vanno al tuo sito e anche attraverso questi tag tu puoi creare i presupposti per cui tu capisci anche cosa fanno le persone all'interno del tuo sito. E soprattutto puoi integrare il sito con terze parti, è l'aspetto più importante, che non, può essere, ovvero puoi collegare il sito con Google Analytics, con AdWords, ma anche con un CRM per la gestione degli utenti, magari hai un'associazione per esempio, poi un gestionale delle vendite, un mega gestionale per seguire l'e-commerce, cioè tu puoi integrare una marea di dispositivi. Tra questi puoi anche integrare Analytics, quelli là di default di Google. Praticamente quando tu metti un tag dentro, se praticamente vai a intercettare tutti i click, tutte le azioni che vengono fatte, se scusate, se io collego il tag di Analytics attraverso Tag Manager,
praticamente attivo Analytics, un altro modo di attivare l'Analytics sul mio sito. Come abbiamo visto l'HTML prima, si può fare anche con Google Tag Manager. Infatti, se voi vi ricordate, io ho fatto vedere le due opzioni. Quando io ho collegato ho fatto l'esempio che stavo facendo, non potevo usare l'HTML perché io avevo già il sito che stavo inserendo registrato in un'altra parte con Tag Manager. Quindi dovevo inserire il Tag Manager. E poi attraverso i tag tu puoi dare delle informazioni che poi Google ti traduce in varie cose, dipende dal tipo di tag che metti. Per esempio, puoi mettere il tag Analytics così attraverso, non so, Tag Manager vai a vedere l'analytics del tuo sito e anche AdWords li colleghi insieme, hai solo un'entrata, un account per gestire tutto, cioè per gestire le varie cose. E le informazioni che vedi sono le stesse che vedresti senza, cioè normalmente. Infatti, per esempio, il mio sito con tantissimi visitatori è tutto collegato col Tag Manager, ad Analytics. Analytics funziona con le sue cose, poi se io voglio gli posso mettere delle cose, dei trigger, delle variabili, eccetera, attraverso Google Tag Manager. Quindi noi abbiamo diversi tag che arrivano, che si trasformano in informazioni o quant'altro. Tra questi abbiamo sempre un account. L'account questa volta è collegato a un contenitore, che è il sito. Una volta che tu attivi il tuo profilo, si apre questo pannello, che non mi ricordo più come lo chiamano, l'area di lavoro. E praticamente tu puoi vedere che ci sono, hai la possibilità di creare tag, attivatori e variabili. Allora, i tag sono queste stringhe di codice, gli attivatori sono dei mezzi attraverso i quali tu attivi il tag. Qua non so, puoi mettere degli attivatori, dei trigger che dicono che si attiva solo se la persona, il tag parte e mi dà l'informazione solo se la persona, non so, sta sopra i 5 minuti sulla pagina. E delle variabili invece sono delle altre istruzioni, sono tutta una serie di istruzioni che tu dai anche per mandare dei dati. E se voi andate all'interno, vedete di default ci sono questi tipi di variabili che sono le URL, click, eccetera. E poi ci sono anche le variabili dell'errore. Tu potete monitorare una marea di informazioni. Potete anche monitorare gli scroll, cioè come le persone scrollano sulla vostra pagina. E poi ci sono degli attivatori, e gli attivatori sono possono essere per visualizzazione di pagina, per click, per coinvolgimento utente e altro. E qua vediamo che gli attivatori proprio attivano il tag che dà la risposta e la lancia a monte sul tutto il percorso che deve fare come si dice, tipo analytics o qualsiasi strumento di terze parti. Poi il collegamento ad Analytics è un processo abbastanza facile. Voi entrate nel tag, volevo farvelo vedere, però ormai non abbiamo più tempo. E praticamente vi faccio vedere qua. Allora, c'era il collegamento ad Analytics, poi ve lo faccio vedere velocemente. Qua invece ci sono delle. Poi, se questo qua è la cosa che volevo farvi vedere, perché veramente Google Tag Manager, una volta capito cos'è un tag e inserirlo, puoi fare 10.000 cose. E la cosa fondamentale è che le fai non entrando nel sito, ma rimanendo Google te le carica direttamente senza entrare nel sito. Allora, una cosa molto bella che puoi fare con Google Tag Manager e anche molto simpatica è sistemare i vostri snippet, cioè renderli, non so, creare la valutazione con la stellina, colorato o meno. E poi la search box, mettere la ricerca in search quando c'è il vostro sito, piuttosto che le review, ossia le valutazioni delle persone sui vostri articoli. Per esempio, qua mi sono messo un'autovalutazione, però adesso devo mettere Sara Salvarani che mi ha dato l'ok, perché io li avevo caricati questi qua l'altro giorno fa. Puoi mettere una marea di informazioni, puoi mettere la review, le stelline, quello che vuoi, puoi mettere anche delle immagini, puoi mettere tutte queste cose. Vi dico, guardatemi, provate anche a metterle sul vostro sito. Per quanto riguarda le immagini, però, non è detto che Google lo faccia. Io ho visto che mi ha sistemato i birch crumbs, le briciole di pane.
me le ha sistemate bene, devo sistemare io perché avevo fatto qualche errore, però ho visto che realmente sono a passi, però ci vogliono 3-4 giorni e poi li vedi che sistema tutta la SARP. E questo praticamente è un sistema per utilizzare gli schema, i markup di cui abbiamo parlato prima. Io qua vi ho lasciato dei codici, naturalmente qua vedete che c'è il mio sito indicato, voi dovete cambiare tutto in base al vostro per ottimizzare. E poi anche, non so, questo, l'HTML article, vi permette anche di mettere in evidenza le varie parti del vostro articolo. Allora, non so, su Wikipedia, siccome è seguito da pochissime persone, quando vedete che c'è, non so, l'articolo che riguarda una persona, la sua foto con le prime righe che parla della descrizione, cioè che parla, non so, di Barack Obama o di qualsiasi altra persona, quello là hanno usato una cosa del genere. Hanno utilizzato questi tipi di codici per creare quella casella, solo che a Wikipedia gliela fa vedere, Google lo vuole far vedere a tutti, ma io non mi ha fatto vedere a nessuno, non ha voluto mettere la foto. E poi, ok, questa era la prova che volevo farvi vedere stasera, ma non abbiamo tempo perché io sui 4 errori che avevamo visto all'inizio sulla search di Google mia, l'errore che mi viene fuori è logo e volevo risolverlo con voi. Bravo, io e inserire questo tag in modo tale che partisse e mi sistemasse quelle 4 pagine che mi davano sto errore. E poi ormai sono le 21:03, vi faccio solo vedere una cosa. Posso? Ditemi, se no vado via. No, no, Silvia, finisci pure. Allora, questi codici che io vi lascio, così fate le prove, li dovete mettere all'interno di. E ottimizzarli per voi una volta che voi avete attivato il vostro Google Tag. Oddio, anche te ti metti contro di me. Allora, eccoli qua. Vedete? Questi qua sono i tag HTML. E qua vedete tutti questo qua tipo il tag di come si chiama? Il tag di Analytics. Allora, per attivare il tag di Analytics vi faccio vedere com'è il mio tag, così più o meno vedete i vari passaggi. Allora, dovete tipo il tipo di monitoraggio, ho messo monitoraggio di visualizzazione di pagina. Scorrete, avete varie cose, ho messo visualizzazione di pagina, poi potete mettere, ci sono varie opzioni. Google Analytics 20, poi mettete il codice ID e poi mettete selezionato il page e così vi parte il codice. Poi se andate a vedere anche nell'Academy, trovate anche le linee guida per collegare il sito ad Analytics. Poi per scrivere quei codici per sistemare la SERP, andate su tag nuovo e configurazione tag. Qua vedete tutti i tipi di tag che potete usare, cioè quello AdWords e tutti i tipi di vari di strumenti. E qua io ho usato HTML personalizzato, ho messo quei codici che vi ho detto, voi ve li adattate così fate delle prove e vedete cosa viene fuori. E questo era tutto. Poi, se noi andiamo un attimo, poi ho finito così non mi maledite, a due cose ultime, poi vi lascio. Allora, se noi andiamo sulla search di Google, e poi qua andiamo da un'altra parte, se search. Okay. Tanto qua si carica e vi faccio vedere qua. Ecco, allora mettiamo progetto, mettiamo tutta la pagina che trovo 50 progetto officina fitoterapia Vedete, qua questo è un sistema per monitorare la presentazione del mio sito. Qua si vedono le prime pagine. Poi, ecco qua, vedete? Qua uno l'ho cambiato, ho messo la preside, però vedete qua ci sono la valutazione con la recensione di sito mirato. Questo qua io l'ho aggiunto con quei codici là. Poi
Dopo 5-6 giorni si caricano e non l'ho fatto per tutte le pagine, ma l'avevo fatto per quelle. Infatti ho anche sbagliato perché devo andare a vedere bene che cosa ho combinato perché su tutte è finita fuori, c'è cioè Echinacea come ultima pagina, ma è sbagliato, qua devo sistemare il codice. Qua tipo doveva fermarsi da altre parti. Però per dirti, per farvi vedere come funzionava, io avevo fatto questa prova e l'avevo caricata e adesso ho visto che c'è un problema. Devo capire meglio come sistemare ancora di più le briciole di pane. Poi, se noi andiamo, l'ultima cosa che vi faccio vedere qua sulla search di nuovo, vediamo. Oddio. Ci sono domande intanto finché carico così li porto avanti e vanno a mangiare. E vado a mangiare anche a me. Allora. Era qua. Una cosa carina che volevo farvi vedere. Se io vado a vedere. No, non era questo. Aspetta, no. Ah sì. Scade. Dati strutturati. Dati strutturati. Faccio vedere una cosa per farvi vedere un po' anche come vengono fuori i markup per capire. Allora. Cosa sbagliato? Ah, mi ha preso quell'altro. No, ragazzi, così è finito. Ci sono, Giulia, ci sono domande? Nessuna domanda. Sono Sono tutti morti. tutti intenti ad andare a cena. Hanno ragione, anch'io sto svenendo. Allora, una cosa che era quello che volevo risolvere con quel coso, però. Allora. Se noi andiamo a vedere tipo cosmesi e cosmetici, qua potete, se voi andate qua avete degli errori, ma anche se andate su una pagina senza errori, vi fa vedere i markup, quelli di cui parlavamo prima. Se noi facciamo test di dati pubblicati, voilà! Voi avete il codice su e qua a destra vedete cosa c'è? Ci sono tutti i markup. L'organizzazione, news article, tutta questa roba qua io gliel'ho inserita con i dati perché con i dati che avevo di là. E infatti ho inserito questi tag e lui me li legge e quei tag li ho aggiunti con l'HTML. Infatti, se andassimo da un'altra parte dove non ho fatto tutte queste robe. Non ci sono, solo che sapete che ho solo questo, perché è successo un casino, ho scoperto che tanti siti che seguivo avevano fatto la conversione HTTPS e non hanno fatto la stessa l'attivazione dell'HTTPS anche per la pagina e non riesco a vederli. Dopo. Comunque, anzi, poi, ok, su Google Tag Manager, una volta che voi avete creato un tag, potete fare la verifica, cioè proprio. Vi si apre la scheda verifica, voi verificate, premete sempre la verifica e una volta che premete la verifica vi va sulla pagina dove volete inserire il tag e praticamente vi dice se funziona o meno. Quindi voi interagite con la pagina in base al tipo visualizzate la pagina, vedete che reagisce, cioè proprio si capisce che funziona, una volta che validate che funziona potete inviarlo. In alto a destra c'è l'opzione invia il tag e così avete inserito il tag all'interno del coso. Mi dispiace perché veramente Google Tag Manager è immenso e c'è tanta roba, solo io ho cercato di darvi quelle due o tre cose di base per farvi capire che cos'è. Poi sta cosa simpatica dei codici per mettere i markup, poi tante cose sono anche un po' più complesse. Vi consiglio veramente di seguire sia Google, la pagina di Google Tag Manager, ma anche Matteo Zambon, che è Tag Manager Italia ed è uno degli esperti più
degli esperti di tag manager deve essere anche aver avuto tipo il riconoscimento da parte di Google da questo punto di vista. E beh, dai, siete ancora tanti a resistere. Ho finito. Ok, ragazzi, avete domande? No, ci hai steso. Valentina Venuti ha detto la verità. Brava, ragazza. Cena? A quest'ora? No, niente. Eh sì, forse era un po', cioè nel senso era un po' complessa, dicevano anche prima che si sì, volevano riguardare il webinar e vedere bene, magari fare delle Sì, prove ma loro. sarà sempre tanto complesso. Cioè, se una marea di roba, tantissima. E io vi ho dato delle. Cioè, magari guardatevi bene, guardatevi quello che vi ho lasciato, perché magari c'è qualcosa in più anche per stimolare un po' la curiosità. Intanto per iniziare a fare qualcosa di diverso. Però veramente. Ero molto preoccupata per questo webinar perché ero consapevole del fatto che era una marea di roba da dire in 2 ore. Ho cercato di darvi l'input per iniziare. Ecco, su Tag Manager, per esempio, una cosa a me interessa da tempo e lo seguo per quello. Per esempio, io non ho assolutamente. Cioè, allora, ci sono dei siti fatti con CMS oppure siti che sono programmati col codice proprietario. E quei siti, tipo, io ho dei clienti cui io non, cioè, ogni volta devo chiamare, chiedere di mettermi il tag di qua, di mettermi qualcosa, e devo stare là ogni volta a aspettare che il webmaster abbia il tempo di farlo. Siccome cose che a me fanno, non ho tempo e a volte vorrei metterle subito, e per me Tag Manager diventa uno strumento per cui riesco a seguirmi. Una volta che lui mi mette il codice nel sito, perché io non riesco ad arrivare al sito perché è tutto oscurato, è nei loro server, è tutto un casino. Io riesco con Tag Manager sia a mettere il tag a cambiare i vari tag. Un domani potrò mettere tutti i tag che voglio, non devo più andare a chiamare lui per fare una cavolata che ci metto 5 minuti se avessi l'accesso al famoso FTP che vi ho fatto vedere all'inizio o comunque al codice del sito per altre cose. Quindi alla fine è un bello strumento anche perché come dicevo prima, da un account solo potete seguire diverse sia Analytics che. Come si chiama? Che è AdWords. Ok, dai, siccome siete stanchi, io vi lascio, spero di avervi annoiato abbastanza. Ma no, Silvia, quello no. Secondo me, la Sara c'è, sei morta. Anche ci ha abbandonato. Aspetta, fammi No, controllare. sono qua e sto Eccola. per pregare in turco perché mentre guardavo il sito ho cancellato un pezzo. Cosa hai fatto? No, toccare, vado io dopo, sta buona. No, 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 ho cancellato una roba in home page che adesso devo ricaricare, che due scatole. Se no, se Va non bene. hai. Vabbè, se no. Ah, pensavo fosse scritto, perché ormai. Ah, Ma ormai. è un pezzo di HTML che ho cancellato. Benissimo. Ok. No, Silvia, ti posso chiedere se mi passi le slide che così le do ai ragazzi? Sì, ti mando WeTransfer domani perché 32 giga. Ok, va benissimo, sì, non ti preoccupare. E poi cosa che. Poi ragazzi, se avete delle domande, secondo me intanto iniziate a provare. Se avete delle domande, mandatemi le mie ragazze, di cui sono tutor con il gruppo Martini, sanno benissimo che sono molto portata a comunicare. No, se avete. No, sto scherzando. Allora, se avete domande, chiedete o se non c'è nessun problema, anzi, le vostre domande sono sempre. Un motivo per arricchirsi ancora di più. A proposito, devo andare a trovare che cosa ha combinato la Salvarani col sito. Il No, link. ma niente di irrimediabile, ho solo cancellato una cosa, ma adesso la No, ricarico. no, l'errore 404 che hai cancellato la pagina. No, 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 un'altra cosa, ho cancellato una roba che esisteva, ho fatto di meglio, infatti mi impegno.